Vai Fede. Poesia perché? Poesia perché non guardi al mio cuore scapestrato? Perché non ti risolvi al mio animo tempestato? È forse malmessa la mia o la tua radio ricevente? Perché tu, poesia, mai mi incontrasti? Mi hai trovato finalmente? Dunque, mi hai trovato? Se io trovassi te, intonerei senza maldicenza alcuna il valzer d'addio alla pochezza di tisici concetti, allo scampanio di unte ridondanze untuose sopra gli sgonfi guanciali del rimasticato. E mi chiedo e ti chiedo, perché tanti fasulli protestano al bavaglio, stridono al robusto cappio per la gola, alla resa dei conti davanti al Tribunale delle Muse. Non hanno genio e quindi scampo, solo esuberante la iattanza, ma non s'accorgono né saprebbero accettare d'essere abusiferi galoppini del versuccio zoppo e sciancellato. Animelle a scrocco nella lanuggine, di fato e apparenze lungo i macelli, di un manchevole appoggio esistenziale, poiché si affannano lungo la scia dei delfini troppo lontana e fuor di vista loro, poiché il battello che ampie acque terse fende al largo non affonda a causa di molti immortali passeggeri. Poesia, tu qui sei la vera assente, offesa da tutti i caporali che il successo giustamente schiva e che non avranno catalogo in futuro, maltrattata da maldestri vati, da maestri sedicenti, lungo la vetrina dei salotti infausti, con le manine tese a santificare le misavventure della metrica scannata, nella liturgia di una scrittura marcia d'erzura per gradassi illusi. Poesia, il tuo nome sia impegno e ingegno. Ti sia resa un po' di verità intorno, poesia, e di varietà all'usuale, zuppa riscaldata sull'asfittico beccuccio a gas di convegni, concorsi e rivistine. Ti sia restituite vene e carne. Sottraiti all'imboscata sventurata degli ego ipertrofici, balordi che braccano l'ingresso nella storia letteraria, a loro abbassa le serrande, allunga la tua miccia e metti fine ai dadi dello strazio. Ti prego, condanna adesso o ignora questi miei passiti versi zingareschi. A questa voce metti il tuo lucchetto. Armando Saveriano. Buonasera a tutti. Mi sembrava doveroso cominciare con questi versi il nostro terzo e ultimo incontro con le azzurre braccia della luna. Io a questo punto non mi dilungherei oltre, sono anche un po' emozionato dopo questa lettura e passo la parola al primo ospite, una giovanissima poeta, Letizia Barbatelli. Dopo Letizia verrà Fabio Barissano. Letizia, ci sei? Eccomi, buonasera, buonasera a tutti. Buonasera. Allora, io leggo una poesia di Amelia Rosselli. Poter riposare nel tuo cuore, nel tuo fuoco a braccia spente, liberamente rinnegando la mia libertà, o commuoverti in perdono, perdendo l'ora che trionfante vuole un cuore duro, selciato, minaccioso, finché ne perdi la causa, l'origine dell'ardore. Poter danzare con le ore, gaiamente, intravedendo scienze, e non stampare la tua faccia sul sasso. Poter rinsaldare con te le mille pietre che, congiunte in anello, sono edera leggera, avvinta ai nostri occhi. Poter castrare i desideri,
slacciarli puri nel fiume, dove orgiasti che passano le ballerine suicide di notte. Poter annunciare che i desii non sono assurdi, ma canto vero, una pulce nell'orecchio, atto d'amore, oppure vero verbo che sale nel tuo cuore. Grazie Letizia, se vuoi puoi leggere qualcosa di tuo. Va bene, dopo Maria Rosselli è un po' difficile, però leggo una cosina. Se sono morta di statistica. Se invece la mia carne è cosa viva, lo devo all'irreale che sfugge il calcolo, senza vendersi per religione. Se il mio corpo tentenna ancora, sotto i colpi d'ascia del mondo, lo devo a un libro, a un semaforo spento, a quella volta che hai detto ti aspetto se non fai in tempo. Ha un addestramento al dolore, alla tenerezza che lo uccide. Grazie Letizia. Grazie a voi. Ti volevo fare soltanto una domanda. Brava, sì. Ti volevo fare soltanto una domanda, ma più che altro, non so, sentivo naturalmente l'influenza della Rosselli nella tua poesia, però, no, no, che è una cosa bella, Giuseppe lo sa che amo moltissimo Amelia Rosselli. No, la tua scelta mi ha un po' incuriosito, ma perché pochi giorni fa avevo letto, mi sembra fosse su Facebook un post di Renzo Paris, dove appunto faceva una discussione sulla Rosselli e non la paragonava, però chiamava in ballo un po' solo la popolarità di Alda Merini, e secondo lui la popolarità era abbastanza, come dire, evidente, e invece quella della Rosselli un po' meno. E si diceva appunto che Alda Merini fosse molto, e chiaramente lo è più famosa della Rosselli, che mi sembrava insomma un po' preoccupato. Invece stasera abbiamo una voce molto giovane che ci ha portato proprio Amelia Rosselli. Come mai questa scelta? Ma scegliere è stato molto complicato perché ovviamente sono tanti i poeti che amo, però Amelia Rosselli è stata, cioè, una scoperta che dal punto di vista poetico per me è stata rivoluzionaria e quindi molto significativa per me. E quindi ho scelto di portare lei. Quindi è una questione di cuore. Sì. Bravissima, bravissima. Grazie, Grazie, grazie Letizia. grazie a voi. Allora si arriva adesso Fabio Barissano e si prepara Andrea Burato. Ciao Fabio. Buonasera, buonasera a tutti, mi sentite? Sì, benissimo. Allora, buonasera. Allora, io innanzitutto voglio ringraziare te Federico che ci hai accolto qui tutti e personalmente ringrazio Pierfilippo Agosti per avermi nominato, diciamo, quindi sono qui grazie a lui. Allora, io volevo giusto dire una piccola cosa sul poeta Armando Saveriano. Voglio dire che io non l'ho mai conosciuto di vista, però l'ho conosciuto di fama grazie alla comunità poetica Versipelle che in qualche modo ne ha curato e ne sta curando la persona anche intellettualmente, soprattutto intellettualmente parlando. E voglio dire che sono stato vicinissimo al vederlo perché avrebbe dovuto essere presente alla premiazione del Premio Poesia a Napoli che si è tenuto sabato 18 dicembre, se non ricordo male. Ma ovviamente non era presente. Io ho qui il volume che raccoglie anche le sue tre poesie, quindi cioè, ce l'ho qui, come dire, come una delle poche testimonianze in carta stampata, perché ero anche io tra i finalisti. E dopo le mie due poesie dell'autore scelto e la mia, voglio leggere giusto tre soli versi di Armando Saveriano. Allora, l'autore che ho scelto io è Franco Pistoni. Chi è Franco Pistoni? Franco Pistoni è un attore, è un musicista, è un poeta ed è anche un uomo di spettacolo. Chiunque abbia visto anche di sfuggita un famoso preserale di Canale 5, Avanti un altro, con Paolo Bonolis, si ricorderà tra gli altri questa figura alta, magra, vestita di nero.
e lui è Franco Pistoni. Di Franco Pistoni si sa poco. Io motivo della scelta è forse il desiderio, l'augurio di una riscoperta di un poeta dimenticato. Chiunque vada su internet o entri in una libreria e chieda ricerchi o chieda Franco Pistoni troverà le sue opere esaurite. Io ho un libricino di Franco Pistoni trovato credo più di 15 anni fa per caso in una bancarella di Portalba. Io sono di Napoli. All'epoca in cui a Portalba c'era ancora Guida come libreria, questo libricino che si chiama L'acustica del mare Egeo, una delle sue quattro raccolte disperse, quasi dimenticate di poesia. Un libricino molto semplice, non ha nemmeno l'ISBN, quindi forse, non lo so, forse potrebbe essere un'autopubblicazione, un'autopromozione, non so bene da dove esca fuori questo libro, perché di questo autore si sa poco. Allora, leggo questa poesia che fa così, di Franco Pistoni. Piccoli, decenti, immersi, agguerrito manipolo di presenze, antichi tetti, piccole cupole, si avvalgono di età delicate. Non c'è gelosia alla spartizione dei mutamenti, al saldo negativo della fine. Ed ecco si delinea necessità di stagione evidente, la caraffa del solito alleato, mai nessuno come lui. E passeremo agli archivi, screditati dal pericolo d'intesa, globuli scesi nel silenzio vivo, inservienti dal fisso sorriso, impeccabili a tanta bellezza del corpo ubbidiente e nave. Riacutizza quest'autunno gli archi bugi dei conquistadores, ridisegna mappe di forza, sfugge ai cataloghi del vivere. Autunno è sbocco di ruggine e la gobba adunca del verde, nera rupe dallo strascico calpesto e potestà d'introiti coniugi. Dicerie d'un viaggio improvvisato che detesto per uscirne vivo e voi ne sarete immondo cuore per non farcela più. Questo è Franco Pistoni, di cui ripeto mi auguro ci sia veramente una riscoperta. Adesso leggo un mio testo, in qualche modo vorrei associare alla sua cifra stilistica. Il testo si chiama Abbandonati. Quante volte oltre passate infelici, d'umiltà geniali o i poveri in spirito, la ferita dei non valorizzati, dei non amati dal mercato che si fa errore di valutazione al sentirsi d'opposti sentimenti o sapersi diversi. Così ci pensate, tardi, una sera di scintille, quando per voi saremo coro proditorio e sfuggente passato. Solo un momento, in apertura a tempo, se il cielo cala un tono, s'addensa nel silenzio di consuete assenze, nella notte inutile del lutto. Ci pensate per non elettive vostre affinità, ci evitate, ed ecco il caro sangue essiccato e corallo che s'affonda. Ascoltate, siamo di passaggio. Attendiamo, noi non dimentichiamo. E qui volevo giusto chiudere con la chiusa di una poesia, della poesia di Armando Saveriano nell'antologia Guida, gli ultimi tre versi, che non commento, li leggo solo. È una puntura sulle mancanze che ci vuoi fare. Reminiscenze. Grazie mille a tutti. Grazie a te Fabio, anche perché confesso tra l'altro la scelta di Franco Pistoni era sicuramente singolare, è stato anche simpatico l'aneddoto che hai raccontato, insomma a cercare un po' la poesia in questi mercatini, laddove è possibile chiaramente.
No, non c'è solo Amazon, quindi. E anzi, purtroppo, ragazzi, Amazon in questo frangente, io confesso, sono incuriosito dalla scelta di Fabio, sono andato a cercare su internet delle poesie di Franco Pistoia e ho detto, interessante, volevo vedere se ci fossero, insomma, dei libri disponibili e niente, allora giustamente io accolgo l'appello di Fabio, ristampate sti libri. Se posso, giusto per chiudere, lo volevo, come dire, associare a a un discorso che è stato fatto anche su Armando Saveriano, anche per motivare la scelta di questi accostamenti. Su Armando Saveriano so che gran parte del suo materiale è disperso, non è raccolto, quindi ci sarà una grande opera di filologia oltre che di critica prima di una pubblicazione. Quest'autore mi è sembrato, pur nelle sue diversità, mi è sembrato oggetto di una simile vicissitudine, cioè autori che in qualche modo è come se avessero non avessero curato se stessi e abbiano lasciato un'eredità agli altri. Anche su Franco Pistoni c'è questo, è come se egli stesso avesse abbandonato il suo prodotto poetico e si fosse dedicato ad altro. Qui naturalmente terminano i paragoni tra due poeti assolutamente differenti. Grazie, comunque grazie anche per questa suggestione. Bene, allora il prossimo è Andrea Burato e si prepara Giuseppe Cerbino. Andrea, ci sei? Andrea, attiva il microfono. Eccomi qua. Ciao a tutti, buonasera, ben ritrovati, insomma, per tanti che conosco, benvenuti per chi non conosco, visto dalle miniature espanse che ci sono tante persone, a me note, altre nuove, e saluto tutti quanti. Allora, io questa sera ho portato tre testi, due di Andrea Zanzotto, del quale uno, scritto nel 1960, è dedicato alla scomparsa di suo padre, e io l'ho scelto già ancora un mese fa, e oggi, questa sera, purtroppo, si intona, diciamo così, al ricordo di Armando. E poi una mia poesia, la quale, come tutte le poesie che scrivo, tratta di svariati argomenti che si mescolano l'uno con l'altro. Una parte di questa è dedicata ad Armando, chi lo conosce, lo conosceva, la riconoscerà sicuramente, insomma, anche se comunque lui non è mai direttamente citato. Allora, partirei con la lettura. Le poesie di Zanzotto sono due, ma in realtà una è estremamente corta, quindi non ci porterà via troppo tempo. Si intitola Nautica Celeste. Vorrei renderti visita nei tuoi regni longinqui. Oh, tu che sempre fida, ritorni alla mia stanza dai cieli, luna, e siccom'io sai splendere unicamente dell'altrui speranza. La prossima è Così siamo. Dicevano a Padova, anch'io, gli amici, l'ho conosciuto, e c'era il rumorio d'un'acqua sporca, prossima, ed una sporca fabbrica, stupende nel silenzio, perché era notte. Anch'io l'ho conosciuto. Vitalmente ho pensato a te, che ora non sei né soggetto né oggetto, né lingua usuale né gergo, né quiete né movimento, neppure il né che negava e che per quanto s'affondino gli occhi miei dentro la sua cruna, mai ti nega abbastanza. E così sia, ma io credo con altrettanta forza in tutto il mio nulla. Perciò non ti ho perduto, più ti perdo e più ti perdi, più mi sei simile, più mi avvicini. Ecco, questi sono i due testi di Zanzotto e quindi molto, molto intenso, diciamo, il secondo che parla appunto della scomparsa del padre e che ci riporta un pochino, ecco, la memoria del buon Armando che era un po' un padre per tutti noi. Comunque, bando ai sentimentalismi, cerchiamo di riprenderci e andrei con la mia ultima. Abbi cura di te,
delle tue labbra, della tua poesia e delle invettive. Abbi cura di noi e dei nostri ricordi sbiaditi di un tempo finito. Non esiste alcunché di immutabile, tutto cambia, un'infinita costante certezza. Dove sei adesso, con chi ti batti, non importa, non importa più. Hai seminato tempesta e noi raccogliamo il vento impetuoso delle tue parole di fuoco. Passione, amore, disperazione. Lasciarsi è una morte nelle vene, una limpida, dolce, nuova rinascita. Ecco qua, questo era il mio contributo per questa sera, spero lo abbiate apprezzato, insomma. Grazie Andrea, ma tu sai che Armando amava anche molto scherzare, quindi io la domanda, siccome l'altra volta ho messo in croce Salvatore, tu vuoi dire qualcosa, vuoi rispondere in merito alla serata della scorsa domenica? Ma guarda, in realtà io questa sera sono piuttosto emotivamente abbattuto. E per la prima motivazione è perché ogni volta che rileggo queste poesie e le riporto alla perdita di Zanzotto e quindi alla perdita di Armando, mi viene una specie di groppo in gola. E quindi insomma lascerei correre, ecco. Diciamo che Armando amava le liti, amava le parole di fuoco, insomma, e ci ha lasciato tutta questa sua forza tempestosa che spero andrà avanti, ecco, con noi, insomma, nel ricordo, ma anche nel rievocare un po' il suo stile. Ho capito, va bene, dai, ci sta tutto, cioè se uno si sente così è giusto che Beh, porta. sono un po', c'ho un po' sto gruppo in gola, diciamo, stasera. No, vabbè, ma chiaro, è una cosa, sono come dire, reazioni naturalissime. Infatti, come no. Allora ti ringrazio Andrea e passiamo la parola a Giuseppe Cerbino e si prepara Floriana Coppola. Ciao a tutti. Ciao. Buonasera, buonasera. Il groppo in gola ce l'abbiamo un po' tutti dal 12 di gennaio. È stata una brutta perdita e effettivamente con questa perdita dobbiamo convivere, ma la dobbiamo anche riempire con l'insegnamento, con gli insegnamenti di Armando. Allora io vorrei cominciare prima di leggere quello che è in programma, vorrei leggere pochissimi versi di Armando tratti dall'omografia punto 6. Mi esige una disperazione immensa, la sola a svelarmi il destino, a spianarmi l'orizzonte che sospetto al di là del malessere che tu sei e che proteggo. Ecco, questi sono versi che secondo me nascondono anche un'anima segreta di Armando, un'anima benevolente, accudente, perché anche nei confronti di chi, delle persone con cui si scagliava in fondo, lo faceva con un piglio di attenzione continua, che poi voleva essere anche un modo per, come dire, per riconoscere nelle persone sempre delle potenzialità, anche quando le criticava o le accusava di qualcosa. Ecco, non era mai, le sue non erano mai delle accuse gratuite, anche quando erano invettive piuttosto violente. Era un modo per denunciare nelle persone che lui odiava un modo strafottente di trattare e di maltrattare la poesia, che era la sua vera e unica amante, in fondo. Ecco. Bene, ancora con questo groppo in gola, leggo il poeta che ho portato. Allora, si tratta di Giuseppe Piccoli,
poeta veronese, classe 1956, credo, è morto suicida nel 1987, dopo aver ucciso il padre in seguito a un attacco psicotico. Poeta pressoché sconosciuto, purtroppo non è nella considerazione degli studiosi, dei critici, degli storici della letteratura, causa forse anche di una sorta di puritanesimo che lo ha escluso dalle antologie e dagli studi critici. In realtà, a mio avviso, è un poeta tutto da scoprire. La sua poesia è estremamente vasta, perché, come tutti, molti che nella sua condizione ha vissuto di poesia, ha vissuto di scrittura quasi in una forma grafomane. Una poesia, dicevo, estremamente vasta, offre un ventaglio espressivo molto variegato e che ne rende quasi impossibile una sintesi ermeneutica. Una poesia solo a tratti. Sembra a tratti ripiegata su se stessa, ma spesso lanciata in impegni a capire, a delucidare il senso della vita. Sempre così sfuggente proprio a chi si illude di averlo colto questo senso della vita. Leggendolo, io ho l'impressione di recuperare sempre il bisogno di una poesia pura, fatta di un sussurro, urlato quasi, mentre spesso molti poeti purtroppo urlano facendo credere di urlare, di sussurrare. Io provo a farlo sussurrare ancora lasciando l'urlo solo a chi lo ascolta. Lettera per una domanda di perdono. Questa è una poesia tratta da un'antologia curata da Maurizio Cucchi, l'unica antologia poi curata di Giuseppe Piccoli, l'unico tentativo di recuperarlo in qualche maniera, di portarlo all'attenzione del pubblico, dei lettori di poesia, ed è un libro di Lieto Colle del 1912, sì, buonanotte, del 2012. Ma ormai introvabile. Lettera per una domanda di perdono. L'esperienza ci ha strappati l'uno dall'altra, amore. L'esperienza ci ha rattristati l'uno nell'altra, amore. E il mio tu e il tuo tu si perdono nel vento. Quale furtiva foglia asciugherà il pianto del rubinetto? Quale cotone assorbirà il mio canto? Io nudo come il cielo, tu troppo densa, troppo carica, troppo, troppo. Sbaglio le parole e suono come un peccato, come una percossa, come un tradimento, come una pazzia. E tu, se mi disegni a lungo, mi perdi. Ritrovami nel giuramento della sera. Io sono il demone del dramma e della catarsi, ma per raggiungerti in purezza dovrò mangiarmi le mani, la tua bocca mi guarda e io svanisco. Ecco, questo è Giuseppe Piccoli. Spero, auspico, come è già stato detto per Pistoni, una riedizione delle sue poesie in una nuova veste e in una nuova curatela. Purtroppo è sempre complicato riuscire a portare avanti questi progetti editoriali di poeti assolutamente anche scomodi come poteva essere Giuseppe Piccoli. Bene, adesso io vi leggerò dei miei versi questa è una poesia di qualche anno fa,
cerca di mettere insieme delle esperienze personali con una riflessione intorno come dire, a una dimensione più universale, che riguarda, ecco, l'epoca che stiamo vivendo. La Luna non ci basta più, con gli oboli dedicati a lei, è diventata inutile. Abbiamo altri simboli dell'infinito da custodire nei canti in una santa messa di protocolli che consumano le nostre storie. I codici bancari ci passano tra le mani come grani di un rosario. Di volta in volta ne contempliamo il mistero. Sono le nostre nuove orazioni, ci incantano in una litania senza speranze. Ora mi fondo nei mantra che sciorinano i miei giorni senza le intese che ti accordavo, e delle mie solite smorfie ti ricorderai, curandoti di essere sempre estranea a questi miei impegni di oggi, sorella delle mie torture di ieri. Le sempre costanti torture dei potenti di turno travestiti da rabdomanti. Ecco, io ho terminato. Grazie Giuseppe, poi è sempre apprezzabile la tua ricerca e il tuo tentativo di valorizzare cioè la poesia proprio in generale, tutti questi poeti che spesso sono anche sconosciuti, anche del Novecento, voglio dire, sono sconosciuti a molti appassionati di poesia e insomma tu li stai raccogliendo in quella trasmissione che è Il Volo di Esterina, in questo podcast che è trasmesso da Radio Il Cielo Capovolto, quindi naturalmente tutti, io ne approfitto per fargli pubblicità perché sono veramente Ti ringrazio. come dire, degli appuntamenti molto molto interessanti anche per riflettere ultimamente sui tra virgolette big della poesia contemporanea dopo aver fatto un ampio excursus sulla poesia del Novecento. E poi questo a nome personale ti voglio ringraziare per la poesia che hai letto di Armando perché quella è la prima poesia di Armando che ho amato. E lo fa, Ah. quando io l'ho conosciuto però non mi interessavo ancora di poesia, è stata la prima che mi ha colpito ed era una di quelle cose che avevo scritto su Facebook. Sul mio profilo ho tutta una serie di citazioni di tutte le cose che mi piacciono e avevo segnato anche quella in tempi non sospetti, prima che quando sto parlando di Armando quando stava bene, cioè quando non era ancora arrivato su Facebook, quindi proprio agli inizi. E poi naturalmente prima o poi dobbiamo trascrivere tutte queste poesie che ci leggi, perché per farti leggere le poesie tue dobbiamo fare le dirette, se no non ce le leggi. Vorrei un'ultima cosa, altri 10 secondi, me li concedi? Certo. Volevo salutare una signora che non mi conosce, ma io conosco lei, la signora Carmina Esposito, perché nelle nostre lunghe telefonate, sono state tantissime, erano telefonate che duravano anche un'ora, un'ora e mezza, la più lunga è stata 4 ore e mezza con Armando. Incentivavamo a certi periodi anche 2 o 3 volte alla settimana, poi si sono diradati per impegni lavorativi. Però in tutte queste telefonate non c'era telefonata in cui non mi citava la signora, in cui esprimeva una grande stima nei confronti della signora. Ecco, quindi vederla adesso Grazie di questo che dici, grazie. mi fa venire veramente, come dice, per usare un'espressione di Andrea, il groppo in gola. Ecco, va bene, basta, se no piango. Grazie. Andrea, tu con questo groppo in gola stasera hai fatto un gran casino, sappilo. Allora, adesso è il turno di Floriana Coppola e poi si prepara Maria Gabriella Cianciulli. Floriana, ci sei? Floriana, devi attivare il Sì, microfono. ci sono.
Ecco, buonasera a tutti, ringrazio Federico e Davide per questa diretta, sicuramente molto difficile per la Lune, diciamo doloroso che abbiamo dentro. E voglio condividere con voi questa sensazione anche di rimpianto per la poca vita vissuta insieme, considerando gli anni della pandemia che ci hanno messo molto a molta distanza ulteriore, pur essendo tutti noi in Campania, non è stato semplice incontrarsi in questi 2 anni. Questo rende ancora più difficile il ricordo di Armando, perché potevamo utilizzare tante occasioni per conviviale, di amicizia, di vicinanza, e sono rimaste solo le telefonate e anche tanto. Voglio iniziare proprio con un testo di Armando e poi parlerò di l'autrice che avevo scelto e leggerò solo un mio inedito che avevo scritto durante proprio la pandemia. Inizio proprio da Armando, anche perché credo che in questo periodo, dopo la sua, diciamo, assenza, leggere e rileggere i suoi testi per noi è un esercizio importante di ricordo, di memoria e di vicinanza. E quindi io mi sto portando questo libro dietro anche nei reading che sto facendo, proprio per dare la possibilità proprio di non dimenticare mai la sua poesia. Questo testo l'ho scelto perché c'è il noi. Io credo che poi Armando abbia dato sempre molta importanza al noi. E dentro questo noi ci sta anche, ecco, la sua invettiva, la sua rabbia, la sua anche grande capacità, la sua grande capacità di seguire le persone che poi sceglieva. Non ci sentiamo un poco tutti clandestini sopra una terra che muta senza spazio, mentre il destino ci si asciuga addosso nel vivere invissuto e inavvertito di giorni che lottano con l'ombra, fra brezza intermittente di speranza e lampo lieve o immaginario del Dio silente delle differenze. Vorremmo tentare di narrarci allora, vorremmo tentare di narrarci ancora, in una sfilza di sogni interminabile, sulla lunghezza d'onda di storie velletarie, simili e varie nel fumo blu della malinconia. La solitudine ci vedrà partire in molti, e sempre nello stesso modo, dal largo androne degli ideali grandi che noi perdemmo o che piangemmo infranti, prima che in mezzo a neve sudicia cascasse l'ago incurvato del duplice equilibrio, il sapore trascurato della fratellanza, prima che il treno delle occasioni, intasato di promesse impronunciate, di sbiego ci tagliasse il passo incerto e nel siderale acciaio molato delle sue fiancate ci sussurrasse ansando ad uno, per te non accadrà più niente. Restiamo qui, così, in nessun dove, chini operai a tessere rimpianti, a detergere i dolori remoti e gli imminenti, le mani a torcere i soliti mattini e a mettere una pietra sulla notte il lune che non perdona la vena lunga incisa dagli sbagli con cui assassiniamo ciò che amammo. Il libro che ho scelto e che credo un po', sono convinta che sarebbe piaciuto ad Armando, è questo poema di Ann Carson che ho già recensito sulla pagina di Versipelle, lo spazio di Atena, perché è un poema che parla della guerra e contro la guerra, contro la violenza e contro la manipolazione delle persone. È un poema dove il destino di Elena si incrocia con il destino di Marilyn Monroe.
e quindi viene ripreso il mito però attraverso la versione di Euripide e parla quindi della guerra e della violenza. Ne posso leggere giusto un pezzetto perché in realtà la complessità di questo poema è data dalla sua capacità di passare dal mito greco al teatro contemporaneo e quindi andrebbe veramente visto nella sua pienezza. Però giusto per dare un assaggio. A proposito di eserciti ignoranti, però, la truffa della nuvola ingannò tutti. Forse un migliaio di troiani morì a Troia. Mi dispiace per loro, mi dispiaccio per me stessa. Conoscete l'espressione avvelenamento del botteghino? Come redimere il buon nome di Norma Jean? Come spiegare tutto ad Arthur, il mio buon marito Arthur, re di Sparta e di New York? Caro onorevole antiquato Arthur, che condusse un esercito a Troia per riconquistarmi. Dopotutto io sono il suo più caro possesso. I greci valutano le donne meno del loro puro, ma leggermente in vantaggio su buoi, pecore e capre, ma anche, cosa più importante, Arthur è un uomo che crede nella guerra, uomini che stanno spalla a spalla, temprati dal fuoco della battaglia. Lui stesso, in un elmo crestato, e il suo esercito che gli increspa intorno, come api che odorano il miele. Arthur ringrazia ogni giorno gli dèi per la precisione del comando che tiene in ordine l'anarchia del suo cuore. Una nuvola, lui dirà. Andammo fino a Troia per prenderci una nuvola. Vivemmo tutti quegli anni immersi fino al collo nella morte per una nuvola? Non credo mi crederà. Non penso di crederci, ma pensate, quando i greci dapprima attraccarono a Troia, potevano vedere quella città leggendaria che risplendeva a uno stadio da football di distanza. Ci misero 10 anni per avvicinarsi, 1 migliaio di magliette insanguinate sulla spiaggia. Mi serve qualcosa da bere, una grande tazza di panna montata. Devo pensare. Norma Jane si siede, tira fuori i ferri della maglia. Ultimo mio testo che è legato al primo periodo del lockdown e che oggi mi sembra sempre ancora più risuonante dentro di me. Elegia del vuoto, l'apnea che torna soffoca in gola, l'arsura chiude gli alveoli, il vuoto ha un'origine e non ha fine. Chiamate i parenti al capezzale numero 10, il vuoto è un bicchiere mezzo pieno. Aveva solo uno zaino con poche cose quando è arrivato in pronto soccorso. Il vuoto non ha voce, ma 100 spilli. Misura l'ossigenazione del sangue. Il vuoto ha una vertigine viola sulla fronte. Lo scanner toracico mostra anomalie polmonari. Il vuoto è un coltello ficcato in gola. La sindrome respiratoria è grave. Il vuoto è una casa senza nome. E l'infezione infiamma i tessuti. Il vuoto è un passaporto per l'inferno. Ogni spasmo addominale stringe il ventre in una morsa letale come una tenaglia. Il vuoto è che resiste ancora chissà come. Chiamate i parenti, devono sapere. Il vuoto è un motel in autostrada, la trasmissione che non salva nessuno. Il vuoto è una macchina senza freni. Le particelle virali sono state studiate. Il vuoto è un vecchio sordo sulla panchina. Chiamate i parenti, devono firmare. Il vuoto brucia nella testa e sotto i piedi. Il danno cardiaco è palese, rischia l'infarto. Il vuoto alla rarefazione della sabbia bollente. Chiamate, chiamate i parenti. Il paziente numero 10 è deceduto. Il vuoto è una schiena che fugge via. Il vuoto è una lenzuola bianca, infinita. Grazie, grazie Floriana per queste poesie. Che cioè, sento dalla tua voce effettivamente come dire, questo cumulo di cose molto difficili che sono capitate in questi anni, oltre, diciamo, naturalmente alla perdita del nostro Armando, ma c'è tutto un periodo storico, voglio dire, anche da capire
Mi fa pensare davvero, ho sentito molto spesso queste riflessioni, se fosse giusto scrivere, non so, della pandemia, che forse, non so, qualcuno diceva forse è meglio non scrivere perché si scrivono soltanto banalità. Io è una lettura che non ho mai condiviso, perché è impossibile non scrivere di quello. Non è impossibile non scrivere di una cosa del genere, di un evento così toccante, epocale, che coinvolge le nostre vite. C'è sempre la questione chi riesce a cogliere il momento, chi lo può fare e chi invece magari non so, potrebbe essere più a corto di idee, però insomma non mi va di aprire una polemica in questo contesto. E dunque io passerei la parola a Maria Gabriella Cianciulli e poi si prepara Angelo Curcio. Ciao, ciao Federico, buonasera, buonasera a tutti. Mi senti? Sì, ti sento. Quindi visto che tutti hanno il groppo in gola, Cianciullino, Cianciulletta, ti devo chiamare io naturalmente. Come faceva Armando, sì. Parlando proprio di Armando, ecco, in questi giorni non posso fare a meno di pensare a quando, come ha detto pure prima Giuseppe Cervino, insomma, le telefonate, le lunghe telefonate, ci scambiavamo, lui mi chiamava spesso, cioè secondo me io riscontravo in quelle telefonate, oltre le invettive che di tanto in tanto lanciava, voglio ricordarlo, sia sì, qualcuno, però io ho sempre visto in lui un grande amore per la vita. Io credo che Armando abbia amato tantissimo la vita, e a proposito di questo ho scelto proprio una poesia che ho trovato sul mio profilo, lui l'aveva mandata, cioè proprio perché amava così tanto la vita, era così arrabbiato talvolta quando gli veniva fatto qualcosa, e la narrata nelle sue poesie, la vita l'ha espressa in tanti modi, la sofferenza, il dolore, però io trovo che lui in fondo era uno che amava troppo la vita, il suo amore per la vita era immenso, e ho trovato questa poesia che vado a leggere e che secondo me esprime la delicatezza, il sentimento, quello bello, quello puro, cioè lui era tutto, era, cioè, la parola l'ha usata in mille modi, ma in questa poesia ho trovato veramente l'essenza, quella più bella, cioè quella più pura, che a me è piaciuta tanto, e la leggo. Dunque, è un po' lunghetta, però mi piace leggerla. Sei l'equinozio di primavera, quando sotto il sole apro l'ombrello e mi piovono in testa le mille cose che vorrei fare insieme a te. È sufficiente che tu ti volti a guardarmi una sola volta ed io entro nel traffico dei desideri. Sei il fiume che ribolle dove il cielo si specchia ed io monetina che risplende sul fondo. Tutto questo è transitorio e verrà seppellito dalle abitudini, lo so, lo sai. Ma perché dovrei negarmi tanto dissennato, sconsiderato, irrinunciabile piacere? La vita ha citato addosso tutto quello che finisce, ormai è cominciato. Allora affiliamo la punta della felicità finché dura e non tiriamo sassi contro il lampione sulla nostra strada. Ho comprato dei mughetti e il tabacco che costa così tanto e un libro di Neruda. Vorrei che tu vedessi in me le sue donne, che tu mi cantassi così, senza le parole, oggi e domani, e fin quanto potrò starò a piedi nudi e ti solleticherò i fianchi. Gusteremo limone zuccherato e fiamma di peccato. Sarò scontata e te ne stupirai ammirato. Per me sarai ancora nuovo e appena scartocciato, come un balocco o la scatolina che contiene una gioia. Andiamo avanti così mentre il picchio scava nel legno. Altrove bruciano case e si bloccano aeroporti. La gente sbottona impermeabili e fa fatica a salire le scale. I vecchi uccidono la solitudine rubando attimi. Dove si posano piccioni e ricordi in caffè latte, i cuccioli e i bebè ruzzano sconsiderati. E quando ancora resteranno meravigliati e innocenti? La vita brulica e non ce ne accorgiamo. Tu,
Posami nel palmo la tua anima e io deporrò fiduciosa la mia nel taschino della tua vigorosa allegria. Manca un giorno, un minuto, un lustro, perché tutto appaia bruscamente inesistito. Ma non pensiamoci adesso. Le nostre labbra non sono ancora screpolate. Questa è la poesia di cui ti ho parlato di Armando, che mi commuove. Non voglio ripetere che il groppo c'è veramente. Leggendo queste parole ti viene veramente il groppo alla gola, perché Armando ha fatto parte veramente delle nostre vite. Io ho conosciuto una persona speciale e non posso non ricordarlo, per me sarà sempre un faro. A proposito dell'autore che ho scelto, che naturalmente io stasera ho portato una poesia di Iosif Brodskij, un poeta russo che amo molto, l'ho scoperto da poco, e ho voluto anche ho trovato una sorta di similitudine tra la sofferenza dovuta all'esilio che Iosif Brodskij, questo poeta russo di nazionalità ebraica, che ha subito un processo per parassitismo e quindi è stato esiliato e ha i lavori forzati per 5 anni, poi ridotti a 3. Quindi una sorta di esilio che ho paragonato a quello che Armando viveva nella sua condizione, diciamo, di malato ultimamente, ma che dall'esilio ha tratto una poesia bellissima. Lui stesso diceva dell'esilio che è una condizione che porta il poeta a vivere e a conoscere, a confrontarsi con l'umanità, non con la vanità del poeta, ma a conoscere il vero poeta. Attraverso l'esilio lui ha conosciuto la poesia e si è allontanato dalla vanità, bensì si è confrontato con l'umanità. E un poeta che poi esiliato, naturalmente, poi grazie alla perestroica è riuscito ad emigrare negli Stati Uniti, dove è rimasto lì tutta la vita, venendo in Italia qualche volta, in Russia non gli è stato mai più concesso di tornare, non ha più potuto vedere il figlio, la moglie, i suoi genitori. E era un poeta che amava, soprattutto mi piace per gli elementi che ricorrono nella sua poesia, come l'acqua, che io adoro, e la luce, soprattutto la luce d'inverno, che lui le chiamava luce privata, perché era quella che lo immetteva direttamente nella sua, cioè contatto con l'intimità. Altri elementi ricorrenti nella sua poetica sono le orme, le presenze, che insomma nel momento in cui gli si ricorda poi diventano appunto un eterno presente, tema a me molto caro. Comunque vado a leggervi questa poesia, perché mi è piaciuta fare questo confronto con Armando riguardo all'esilio. Cioè, lui diceva, nonostante tutto, che l'esilio per lui è stato il periodo più bello della sua vita, perché lì ha potuto coltivare la passione per la poesia. E vado a leggerla. Tratta da Ninna Nanna, da Pep Court. Nella parte settentrionale del mondo ho trovato un rifugio, nella parte ventosa, dove gli uccelli, volando giù dalle rocce, si riflettono nei pesci e scendono a dar di becco fra i grilli su una superficie di screziati specchi. Qui non trovi te stesso, anche chiuso a doppia mandata. In casa c'è un cane e freddo nero è in branda. La finestra al mattino ha una tenda di cenci di nudo, poca terra e non si vedono uomini. In queste ampiezze, signora, è l'acqua. Nessuno il dito punta nello spazio e «Via di qui!» strilla. L'orizzonte si rivolta come un cappotto, aiutandosi con queste ondate mobili, e non riesce a distinguerti dai pantaloni torti, dalla maglia appesa. Evidentemente, i tuoi sensi sono corti e la lampada li oscura. Tocchi il loro gancio per dire, ritirando la mano, «Sei risorto». E questa è quella che ho letto di Brodskij. Poi non so se posso leggere una mia, se c'è tempo. Leggi un attimo, dai, leggi. Posso? Ho preso un po' di tempo. Forse. Vadi. Vado? Va bene. Venghi, va bene. Cioè, quando fisso l'ulivo, a proposito di luce, quando fisso l'ulivo, blatera Gerusalemme le viuzze bianche nei tagli.
sospensione di luce, esalazioni di voci, principio di amore che libera. È là che non oso guardare il senso che ci aliena dalle doglie del tempo. Farò di questa febbre solo un abito da indossare nelle serie dei falò in riva al mare e rincorrere il suo riso. Questa è la mia piccola visione. Grazie Maria Gabriella. E tra l'altro noi ci vediamo, anche noi ci vediamo la prossima settimana, tra l'altro, quindi... Infatti lo volevo appunto ricordare, bravo. Ricordatevelo pure. Ricordatevelo, dobbiamo ricordare noi a lei, capito? Ma, cioè, questo è... Giuseppe, sono in ansia, altro che, non veramente, soffrimento, insomma, non mi maltrattate troppo, Va bene, ma no, il maltrattare noi, figurati. Cioè, Scherzo, naturalmente. Federico ha preparato una quarantina di domande filosofiche. Perché siete buoni, ecco. Ma nulla. Ma è proprio niente, qualcosa così, insomma, per passare la serata. Ispirato alla critica della ragion pura, insomma. Capirai. Andate proprio per il sottile, insomma, va bene. No, questo spazio... Darò il meglio di me. Benissimo. No, devi dare il meglio di te. Comunque, spazio ai nostri sponsor, quindi di Terra e di Donna, di Maria Gabriella Cianciulli, Contro Luna, la prossima domenica 9 febbraio, giusto? 9 febbraio. Domenica 6, mi sembra, o sbaglio. Non era 9? Controllate il calendario, perché sennò qua facciamo... La prima domenica di febbraio. Quindi sarebbe... non è la prima domenica. Aspettate un attimo. Hai ragione, è il 6. Quindi il 6, giustamente. Ho sbagliato. No, perché questo 6 ce l'ho qua adesso, capisci? Quindi non... No, è 6, quindi sei qua. Vabbè, grazie per avervi ricordato. Scusate, ma purtroppo... Ci perdiamo pezzi per strada, quindi errata courage 6, ok, 6, sempre alle 9, giusto? Sempre alle 9. Alle 9, siate buoni. No, alle 8:45, alle 9, ok, vabbè. Va benissimo. Ok. Buonasera a tutti. Grazie Maria Gabriella. E allora adesso è il turno di Angelo Curcio e si prepara Elena De Serventi. Angelo, ci sei? Grazie Federico, buonasera agli amici e alle amiche. Armando è stato lungamente citato e anch'io lungamente gli tirerò la barba, perché comunque è stata una perdita angosciante, pesante. Io ho avuto la fortuna di conoscerlo circa 35 anni fa e ho avuto il piacere che è stato il primo fuori dalla cerchia degli amici a mostrare un minimo interesse per le mie cose che scrivevo all'epoca, quando ero poco più che ventenne, anzi forse ancora meno. Anche perché quando preparavo i materiali per questo mio intervento, mi sono reso conto che di una maniera o dell'altra, Armando comunque era sempre presente, magari anche all'atere del discorso, ma comunque era presente, perché comunque la mia formazione poetica ha molto risentito della sua influenza, ma non semplicemente come un'imitazione di suoi canoni poetici, che sarebbe per me impossibile, quanto come invito alla lettura, allo studio, alla scoperta di nuovi poeti, di nuove pagine. Il poeta che ho scelto, che celeberrimo, famosissimo, che non bisogna di presentazioni, Esenin. Una conversazione di 30 anni fa con Armando, io arrivai tutto trionfante da Napoli, dove avevo beccato questo volumetto della Newton Compton per 2000 lire su una bancarella, e Armando sottolineava che sì, Esenin è come i Beatles, lo conoscono tutti, magari però andando a vedere molti si limitano ad aver ascoltato, che ne so, Bladì o Bladà o Yesterday alla radio, ma in pochi prendono il vinile o posseggono il vinile e lo piazzano lì sull'impianto Hi-Fi e lo ascoltano con attenzione. È un poeta che quasi tutti hanno lì, ma che pochi poi si soffermano a rileggere.
magari anche perché il suo stile potrà e le sue le tematiche affrontate potranno sembrare superate, perché magari la nostra sensibilità italiana poco sente l'influenza di un immaginario russo, addirittura sovietico. Però sta di fatto che io lo reputo una delle migliori voci del Novecento europeo. Certo, magari il suo stile potrà sembrare poco avanguardistico o nulla affatto, però io sono dell'opinione che in poesia, più che tematiche degne di essere affrontate o argomenti che è meglio privilegiare rispetto ad altri, conta la qualità del verso, e qui la qualità è fuori di dubbio. Voglio leggere una delle numerose liriche che lui aveva dedicato alla sorella Sura. Questa la reputo la più significativa fra le quattro che ho a portata di mano. Non ha titolo. Cantami la canzone che un tempo la nostra vecchia madre ci cantava. Senza curarmi delle speranze perdute, io saprò accompagnare il tuo canto. Sì, tutto ormai mi è noto, tutto io so. Perciò commuovimi e turbami. Sarà come sentire della casa natale il tenero tremito nella tua voce. Cantami e anch'io canterò la tua stessa canzone. Appena socchiudo gli occhi vedo di nuovo i cari tratti. Cantami. Mi sarà di conforto non essere stato solo ad amare il cancelletto del giardino autunnale e le foglie cadute dai sorbi. Cantami e torneranno i ricordi e passerà il mio tetro oblio. Ma è quasi caro e dolce rivedere la madre e le sue galline annoiate. In eterno amerò la snella betulla sotto nebbia rugiada e le sue trecce bionde, il suo sarafan di grezza tela. Più dolcemente ora riposa il cuore. Con la canzone e col vino mi sei parsa tu quella betulla che sta ritta sotto la finestra paterna. Adesso scendiamo un po' di piani, ma molti molti, e passiamo a un qualcosa di mio. Armando era solito dire che la sua migliore poesia era quella che aveva attualmente scritta in attesa della prossima. E quindi lo dico anch'io, questa è la mia migliore poesia perché è l'ultima che ho scritta, bella fresca fresca, completata appena ieri sera. Pochissime spiegazioni, se non che nasce da un mancato ricordo. Mi spiego meglio. Forse sarà capitato anche a voi di avere memoria di qualche verso così durante la dormiveglia, e puntualmente la mattina non ce ne ricordiamo più. Questa qua è dedicata appunto alle poesie non scritte. Un ultimo verso muore, non conoscendo pagina. Mai la conoscerà perché la sua non è essenza di carta. Ha invece, o ci illudiamo che sia, perimetri d'acqua e di particelle d'aria, forse anche di suono che ti sorprende pensieroso a metà di un gesto, quando un cieco ninnolo di memoria ti punge le pupille dell'intervallo tra due battiti. Assente la mano che doveva affidarlo al foglio, impegnata a sciorinare cassetti o a riportare ordine dentro un segretario di bende medicinali. Allora il verso diventa canto, altro, così simile a quello dell'astrologa in resurrezione dalla caccia fondale, materializzatosi in sirena nel perimetro degli acquitrini, nel fotto di una cattedrale di canneti, appena spiccato il volo, intesse il brevissimo salmo per ciò che la memoria ha smarrito e che ritorna acuminato a squassarle il petto. Gli fa da quinta il ponente con la sua tavolozza di cremisi, d'argento ed oro monili senza forma. In questo sbalzo di cornice il vento diventa sibilo di consonante, domino di sillabe, nel parlato dei cuccioli d'uomo, con il picchiettio di marimba, il cariglion di campanelle senza cella. Per noi ritorna invece la suggestione delle piume, da raccattare negli incidenti di migrazione,
enumerarle, contarle col solo occhio perché le dita non osano carezza o abbraccio, scoprirne la cifra vasta come i petali che non sopravvivono oltre acqua e bronzo a una lacrimosa cerimonia di addio. Difficile capire poi se argomentiamo e contempliamo di sostanza d'uomo fatta verbo o diverso piumato orfano di nido. Potremmo conoscerlo come monolito d'altare o come ciottolo ai margini di un sommovimento di terra. Ci farà però specchio delle spine di Cristo, delle spade a raggiera della madre dolorosa. E come a farne imitazione, un discepolo della parola fa gibetto a sé delle sue case, oppure tace nei polsi immobili, lasciando che a parlare siano la polvere e quella la scura gemella di una tarda foschia. Noi invece, per crudeltà di Glessidre, offriamo sepoltura alle madri, come se già l'ultimo delle loro braccia abbisognasse del tepore di un giaciglio d'eterno. Poggiamo chiuso al poeta nel suo giardino di perpetua messa a dimora. Lasciamo schegge di noi lungo il cammino, briciole di calamaio, fame di vedere se per davvero Dio ci somiglia. E la chiusa poi, la chiusa. Lei sola saprà fiutare il moto indomabile delle correnti che ascendono. Voglio rubare solo giusto un minuto per citare, molti l'hanno fatto e tanti ringrazio per questo pensiero, qualche verso di Armando. Lo estrapolato da una plaquette che lui pubblicò a proprie spese nel 1991, Sangaride il nome, è un unico poemetto che nel suo svolgimento ha molti richiami a una sapienza alchemica e misterica. Armando era molto sensibile a questa tematica all'epoca, infatti non a caso questa plaquette è dedicata ad Aleister Crowley in memoriam e ai confratelli dell'ordine ermetico dell'Alba Dorata. Però questi pochi versi che voglio estrapolare sono tutt'altro. Sono di un Armando che forse pochi conoscono. Un Armando sofferente. Però noi che l'abbiamo conosciuto come uomo severo, come uomo curioso, come uomo scherzoso, abbiamo bisogno anche di questa immagine per la completezza e per comprendere quello che lui metteva nel verso, che per tanti sarebbe semplicemente un fuoco d'artificio verbale. In realtà c'era vera sostanza poetica. Da Sangaride: ogni pensiero mi allunga di sé, il mio amore da realtà e da fantasie lontano, il mio amore diverso, il mio amore impossibile e vero. Ignudo vorrei essere fissato foglio bianco, senza sconforto però negli occhi di chi la mente scuota acciambellata e l'intelletto i sogni con braccia a croce permette che galleggino nell'acqua di un catino. Legato in fronte un buio di edema, questo letargo della fantasia marmotta. Passi muovo d'automa. Innanzi facce strane mi si sfumano, stolide, come dall'alto dell'onda umana. Desiderare mi fanno la mia stanza zeppa, la vecchia scrivania sotto la quale accucciarmi, proteggere le orecchie dagli spari a mezzanotte e luna, cambiarmi in cane che gli vibra il pelo e supera il muso gli monta un presentire la sciagura. Amore che non t'ho e non t'ho mai avuto. Grazie. Grazie, grazie Angelo. È stata anche, come dire, una testimonianza di una persona che lo ha conosciuto da molto tempo e è stato anche, secondo me, questo dico, l'accoppiamento russo tra te e Maria Gabriella contiguo. Questo è stata una cosa abbastanza curiosa. Però, insomma, ci ha mostrato tra l'altro un Armando, questo credo fosse un Armando del primo periodo, e quindi forse anche a chi lo ha frequentato, insomma, su Facebook in questi anni, un Armando inedito sicuramente.
Passiamo avanti. Allora, prossima è Elena De Serventi e poi si prepara Carmina Esposito. Elena, ci sei? Devi attivare il microfono. Un attimo, non c'è ancora. Cioè, Elena c'è, la vedo, ma non ha ancora attivato il microfono. Elena? È attivato? Sì. Ecco. Ma si sente bene? Perché io ho sentito malissimo, eh? No, no, non conta cosa tu senti, conta solo quello come si sente in generale, quindi... Va bene, io riemergo da una sparizione che dove annaspavo, eh? Ora sono molto agitata, altro che groppo in gola. Comunque, buonasera a tutti e buonasera Armando, perché io sono d'accordo con Sant'Agostino. Armando non è più dov'era, ma è ovunque siamo noi. Quindi Armando è qui questa sera. Il poeta che ho scelto, io la poesia che ho scelto, è del poeta Sandro Penna. Perché Sandro Penna? Devo dire la verità, non lo conoscevo molto bene, ma mi ha incuriosito il fatto che la critica sia stata così ostile nei suoi confronti per lungo tempo. E che solo da non molto è considerato uno dei più grandi poeti del Novecento, se non addirittura più grande. Ora non vi voglio allargare troppo, ma così è. Nasce a Perugia nel 1906, vive un po' a Milano e poi soprattutto a Roma. Non sembra che abbia avuto un interesse precoce per la poesia, per la letteratura, infatti fa studi tecnici, prende il diploma da ragioniere, una vita irregolare, diversi mestieri. Diciamo che la svolta sul piano della sua formazione personale e anche culturale avviene quando è assunto come commesso in una libreria. E allora viene a contatto con libri di letteratura, con libri di poesia e legge con molta attenzione e con avidità crescente i poeti e si cimenta in poesia. Tanto che nel 1929 propone la sua prima raccolta a Saba. Ne nasce un'amicizia e un sodalizio poetico, una convergenza comune sul modus poetandi, in contrasto con quella che era la voce comune e più esaltata del trentennio, cioè l'ermetismo. E contro a quelle sovrastrutture complesse, analogiche dell'ermetismo e a quel linguaggio elitario e spesso anche critico, che cosa propone questo poeta? L'ispirazione alle cose concrete di una realtà quotidiana, cose semplici, cose di tutti i giorni, quadri che colpiscono la sua vista, che attirano la sua attenzione, quasi emergono da chissà dove come un'epifania. E in questo suo accedere a questi elementi quotidiani non manca nemmeno il filone costante nella sua poesia di omosessualità. Un'omosessualità però trattata con una delicatezza, con una tenerezza che, ha osservato un critico, rasenta quasi la castità. Sono fanciulli, sono giovani, sono marinai dalla divisa bianca-azzurra come nella poesia del risveglio che ho scelta. E dice a questo proposito dell'ispirazione peniana il critico Garboli. È un delicatissimo materiale fatto di luoghi cittadini con asfalto e erba, intonaci di case povere, interni con modesti mobili, carrozze di vecchi treni, corpi di ragazzi coi loro casti vestiti e occhi ardenti di bellezza. Poeta esclusivo dell'amore è stato definito, ma lui ridimensiona e allarga questa concezione. Non è solo l'amore omosessuale che lo interessa, è l'amore per la vita, la gioia di vivere, l'amore per le cose che gli compaiono sotto gli occhi. Non è bello, dice, non è amore forse sentire il vento tra le piante, non è amore vedere, sentire, avvertire il calore del sole, non è amore vedere fiorire i prati. Ecco, in questa semplicità sta il genere particolare della poesia di Penna.
si parla di cantabilità, cioè della capacità di disfare addirittura il realismo della sua ispirazione in versi semplici, che in un certo senso si distaccano da qualsiasi residuo di carattere biografico, di carattere realistico. E quindi si arriva ad una poesia pura, dice Mengaldo, vicino agli archetipi della lirica tradizionale, prima di tutti la lirica greca. Una poesia monotonale, un verso uniforme, che non significa poesia versi monotoni, perché Penna ha una capacità straordinaria di dire, ridire e riprendere il detto e il ridetto, il déjà vu, insinuando delle varianti, delle variazioni anche impercettibili, ma che a un orecchio attento e un occhio solerte non sfuggono, perché sa usare gli elementi stilistici e retorici con grande bravura, e specialmente le figure di suono, le allitterazioni, le anafore, eccetera. E allora naturalmente la musicalità cresce e aggiunge, per cui si avverte nella permanenza della vita la mutevolezza della storia. Veramente per me un grande poeta. E leggo di lui. Elena, scusa, devi riattivare il microfono, purtroppo si è disattivato. Aspettate un po', purtroppo. Aspetta, Elena, mi senti? Purtroppo. C'è questo problema. Vediamo se Elena riesce ad attivare il microfono, per favore. È riattivato? Ok, adesso sì, vai Elena, puoi leggere. Allora, adesso penso il segno. Il titolo della poesia è La vita è ricordarsi di un risveglio. La vita, puntini di sospensione, quasi come se continuasse una meditazione interiore con una definizione. È un quadro tratto dalla vita comune, dall'esterno all'interno, dall'aria pungente in una carrozza di un treno all'alba, che concorda con la malinconia dell'anima, ha invece la vicinanza di un marinaio, a lui caro, con la divisa bianca e azzurra e lontano un mare pieno di colore. La vita è ricordarsi di un risveglio triste in un treno all'alba, aver veduto fuori la luce incerta, aver sentito nel corpo tutta la malinconia vergine e aspra dell'aria pungente. Ma ricordarsi la liberazione improvvisa è più dolce. A me vicino un marinaio giovane, l'azzurro e il bianco della sua divisa, e fuori un mare tutto fresco di colore. La mia poesia invece non ha niente a che fare con quella di Penna, né per somiglianza di argomento, tantomeno per stile. La mia è una poesia, dai, ci risiamo. No, Elena, ti sentiamo, non ti preoccupare. La mia è una poesia che implica la ricerca del silenzio. Allora, l'io poetico si rivolge a un tu indeterminato e gli dice: chiedi al mio silenzio. E infatti l'ossatura della poesia è tutta su queste parole chiave: chiedere, coniugata alla prima e alla seconda persona, imperativo, affermativo e negativo, e poi silenzio. Allora, il primo verso, chiedi al mio silenzio, è un ossimoro, perché silenzio, se è silenzio, non risponde, quindi è inutile chiedere, no? Però c'è una spia, il mio silenzio. Il silenzio dell'io poetico non è detto che sia silenzio concepito da tutti, silenzio assoluto, totale. E infatti è sempre interrotto da voci ancora sottili ma percepibili. E quanto più si insiste su il tu indeterminato, chiedi al mio silenzio, tanto più forse il silenzio si accentua, ma si accentuano anche le voci più segrete. Ma se il tu indeterminato non è
diciamo, soddisfatto di questa scoperta del silenzio, l'io poetico la taglia corto e usa l'imperativo negativo, non chiedere al mio silenzio, è subentro io, chiedo io al mio silenzio, che per diventare tale, per diventare totale, deve crearsi un ermo, là vicino al nido dell'aquila, dalle morbidezze delle nuvole, e a quel punto lontano dalle voci umane, e a quel punto il sorriso dell'io poetico si fa un po' ironico nel confronto del tuo indeterminato, non chiedermi più del mio silenzio, perché questa volta non ti risponderà, pena la sua dissoluzione. Allora, quando la trovo la leggo, Se non la trovo, Federico, che si fa? No, lo so, no. Allora, io innanzitutto faccio un appunto che tu dici chiedi al tuo silenzio, ma fino a poco tempo fa avevi tolto il microfono, ero io che chiedevo al tuo silenzio. Vedi, Elena. Vedi, c'è sempre un tu indeterminato che si fa il naso. Chiedi al mio silenzio se parla coi fantasmi e lascia rivoli di parole sfatte, livide anche al latte di seleno, appese a stralci di lucciole estreme. Chiedi al mio silenzio se parla chi lo sente entrare nell'imperio del fluire delle gocce di lacrime o pioggia fino all'oceano cupido dell'orizzonte. Non chiedere nulla se la tua scelta è soffocare il non detto con zeppe di segatura e torsioni ininterrotte da insetti devastanti. Chiedo al mio silenzio la clausura in un eremo tra nuvole gonfie di morbidezza, un nido d'aquila, il volo a baciare la luna, l'occhio a cogliere il sole. Vietato ogni suono umano, non chiedermi ormai del mio silenzio. Grazie di avermi sopportato con tutte le mie ricerche, con la mia tecnologia sopraffina. La tecnologia in realtà non è tua, è di tutti, poi c'è chi la sfrutta a proprio vantaggio e chi la subisce, però diciamo che anche la bellezza, secondo me, di questi incontri è proprio permettere a varie generazioni di incontrarsi. E aggiungo, e non è finita, attenzione, quindi... Dov'è il mio muro? Andrea, dove sei? Ti chiama Elena. Se ti è finito il groppo in gola, ricordati di quello che sai. Sì, infatti poi vorrei dire due cose alla fine a un certo Leone, perché adesso ho ritrovato la verve di un tempo, quindi Federico mi lascerà qualche istante... Va bene, qua comunque sta diventando una maratona tipo Chicco Mentana, però va bene così, ok. Ok, Elena, per favore chiudi il microfono, adesso sì, poi il microfono in mute è quello che ci vuole, perché altrimenti sennò... Non si vede niente? No, si vede, sennò aspettate, sennò magari... Vediamo, vabbè, comunque cerca un attimo, non deve essere molto difficile. Adesso è il turno di Carmina Esposito e si prepara Alessandro Fiori. Carmina. Ciao Federico, ci sono? Buonasera. Ciao, è un piacere stare con te, con voi. È veramente una serata speciale, dopo tutto quello che è successo. Mi conforta, ecco, stare con voi, e mi è piaciuto anche l'appunto di Giuseppe che mi ha raccontato di questa cosa di Armando. Anche noi facevamo delle chiacchierate enormi la sera, e o io chiamavo lui o lui me, e insomma era bello. Allora, io che devo dire, sono 30 anni e forse anche più che ci conoscevamo. L'ho conosciuto col codino, con i capelli rossi, alto come un armadio, rispetto a me che lo guardavo dall'alto in basso, dal basso in alto. E diciamo, la nostra conoscenza è avvenuta tramite il poeta nolano Aristide La Rocca, e abbiamo collaborato insieme in tante cose, in tante attività, io con la mia associazione L'Arte Fatta, lui con Logopea, con il suo gruppo di teatro Colpo di Scena.
Sono state tante tante le esperienze e diciamo che forse non è il caso adesso di andare a, come dire, a rimuovere, a rimbangarle. Io ho la fortuna, ecco, la chiamo così, di avere diverse pubblicazioni di Armando e tra queste anche il famoso foglio Versi Pelle. E ne ho alcuni di questi perché il Versipelle nasce come foglio, come supplemento a questo giornale che era il Nuovo Sud. E, era in distribuzione gratuita e Armando ospitava in questo foglio tanti poeti, da quelli più conosciuti a quelli diciamo che mano a mano emergevano. Questo foglio veniva aperto da lui, da un preambolo. E io questa sera non leggo dei versi perché ne ho ascoltati tanti, tutti belli, tutti da ricordare, tutti che mi commuovono. E voglio leggere, questo è il numero 3, quello che ho tra le mani, e questo preambolo mi è piaciuto perché parla di noi poeti. E quindi ve lo leggo, mi metto un po' sotto la luce. La vanità fra noi di scrivere sdegna la necessità di leggere e di arrossire per il confronto. Chi poeta si protesta non legge i poeti, siano questi emergenti, emeriti o eccelsi. Resta a contemplarsi e brama l'adulazione che simula di abborrire. Resta inerte all'altrui cifra, indifferente ad essa, se essa non rispecchia in qualche modo la pretesa sua di possedere la malcapitata parola. I presunti intellettuali non sono da meno, laureati che non sfogliano un libro dall'avventurosa epopea universitaria e che, a teatro, non dormono solo se è farsa e se la farsa è grassa e caciarona. Il male è che quasi sempre si tratta di gente facoltosissima che spende un patrimonio in accessori di culto o di tendenza, ma che si guarda bene dal devolvere in beneficenza che per essere tale esige anonimato e men che meno appoggiare iniziative culturali. Siamo un popolo di pasciute talpe che mistificano la gestione e l'esercizio della dignità. In queste parole riconosciamo tutto l'Armando ironico, con il suo caratterino, quello che conosciamo bene o male tutti quanti, che colpisce a destra e a manca, no? Soprattutto i presunti dotti, i mediocri, eccetera. Allora, lasciamo per un momento Armando, che poi ho scoperto in una sua poesia, che mi nomina anche Rocco Scotellaro. E quindi forse questo, diciamo, può essere il filo di unione. Rocco Scotellaro lo amo e me lo ha fatto amare il mio mentore che era Aristi della Rocca. E lui con la sua rivista Iria ha portato avanti ben 4 conferenze, convegni su Rocco Scotellaro, che diciamo purtroppo non era tra i poeti più conosciuti e era caduto un po' nel dimenticatoio. Poeta, sindaco poeta, un giovanissimo sindaco di Tricarico a 23 anni, che tanto ha lottato con i cafoni, con i contadini della sua terra, per fare acquisire loro una dignità. Era un momento molto triste per il meridione, per il mezzogiorno, l'industrializzazione andava avanti e i contadini abbandonavano le terre, si trasferivano al nord. Anche Rocco Scotellaro si sposta dalla sua Basilicata e si sposta in giro un po' per tutta l'Italia, Cava dei Tirreni, Trento, poi arriva a Roma, poi sbarca a Napoli e poi si ferma a Portici, dove poi morirà a soli 30 anni. Grandissimo amico di Carlo Levi e di Rossi Doria. Io vi leggo proprio questo passaggio dal suo paese natio alla città
e mi ha ricordato un po' l'addio di Lucia ai Monti, questa poesia, che si chiama proprio Passaggio alla città. Ho perduto la schiavitù contadina, non mi farò più un bicchiere contento, ho perduto la mia libertà. Città del lungo esilio, di silenzio, in un punto bianco dei boati. Devo contare il mio tempo con le corse dei tram, devo disfare i miei bagagli chiusi, regolare il mio pianto, il mio sorriso. Addio, come addio, distese ginestre, spalle larghe dei boschi che rompete la faccia azzurra del cielo, querce e cerri affratellati nel vento, pecore attorno al pastore che dorme, terra gialla e rapata, che sei la donna che ha partorito, e i fratelli miei, e le case dove stanno, e i sentieri dove vanno come rondini, e le donne, e mamma mia, addio, come posso dirvi addio? Ho perduto la mia libertà nella fiera di luglio, calda che l'aria non faceva passare appena le parole. Due mercanti mi hanno comprato, uno trasse le lire e l'altro mi visitò. Ho perduto la schiavitù contadina, dei cieli carichi, delle querce, della terra gialla e rapata. La città mi apparve la notte, dopo tutto un giorno che il treno aveva singhiozzato. E non c'era la nostra luna, e non c'era la tavola nera della notte, e i monti si erano persi lungo la strada. Roma, 1 luglio 1950, da Il Fatto Giorno, Mondadori editore. È una poesia che mi commuove molto, questa di Rocco Scodellaro, perché i miei primi due libri di poesie un po' hanno toccato questi temi, Verso Mezzogiorno e La Terra, Terre Aspre del Sud. Vede, faccio la tappa sulla mia poesia e mi ricollego comunque a dei paesaggi, che sono però paesaggi urbani, paesaggi anche un po' molto dolorosi. Paesaggi urbani, questo è dal libricino, l'ultimo che purtroppo Armando non ha, come dire, non ha visto la presentazione di questo libro, e questa è la cosa che mi è dispiaciuta molto, ma lo farò nella prossima primavera a nome suo. Paesaggi urbani. Ci sono vite che abitano case e spalancano finestre chiuse agli occhi del mondo, nella coscienza di chi non sa guardare. Storie dolorose, mesi e mesi tra sportelli e uffici, carte, bolli e file, mille trafile, giorni affollati di richieste, di domande e di perché. Un corridoio, una scrivania, una seggiolina, quattro piccole mura, stanza. Si può chiamare stanza l'angolo buio che mi vive? Visite mediche, accertamenti, medicine, lo stomaco disastrato, farmacie e farmaci, utili, inutili. Ricoveri in ospedale, giorno sì, giorno no, spesso a digiuno, soldi pochi, pensione minima. La spesa è un sogno, me la devono portare, ma niente mazzetta per il garzone, soldi non ce ne sono. Vivo cieco in un basso, entrano, escono persone, le sento rovistare tra le mie cose, la porta sempre aperta, è rotta, non posso ripararla. Ho chiuso al mondo i miei occhi e anche il mio cuore, ma non si scappa, si resta ad aspettare. Grazie per la bella serata, resto con voi. Grazie Carmina, e poi grazie per l'esclusiva del Versipelle che io non ho mai avuto, di cui ho solo sentito parlare, che è un grandissimo paradosso, perché essendo il portavoce di questa comunità io non ho mai visto, diciamo, l'atto fondativo, tra virgolette. Mi prometto di mandarti qualche copia, non so come, ma... perché non sono brava. No, e basta, se si riuscisse a digitalizzare sarebbe già una cosa bella, ma soltanto per una questione storica, perché poi Armando aveva la cosa affascinante, molto affascinante di Armando, è che lui aveva ben saldi dei concetti molto molto ben radicati, che poi erano o nelle sue opere o nelle idee che come dire che elaborava. Queste poi prendevano forma, forse avrà preso il Versipelle nella come foglio letterario, ha preso forma, cioè molto ha preso forma, di ben
prima, poi però si è in qualche modo questo spirito è andato a finire in questa comunità poetica che si è formata indipendentemente per un'altra, per altre dinamiche che magari spiegherò in altre occasioni. No, ma ti però... dico, scusami Fede, perché questo foglio è andato avanti dal 1998 al 2000, dopodiché non è più stato pubblicato, però Versipelle poi, la denominazione Versipelle, è rimasta per i suoi incontri che teneva al centro Samantha della Porta, incontri di poesia, presentazioni di libri, e tutte sotto la denominazione di Versipelle, quindi è andato avanti così. E poi è sfociato, ecco, nella comunità Versipelle. Questo, esatto, e vedete, questi sono i lasciti, poi quando sostanzialmente, sapete, cioè questa è la sensazione che ho, i figli non conoscono mai tutta la storia dei propri genitori, cioè non sanno esattamente tutto, sanno che sono nati, ma qualche parte si perde. Ecco questo, ed è veramente incredibile, cioè, stiamo un po' ricostruendo questi pezzi, un po' come effettivamente riscoprire l'origine, perché quando si è formata la comunità Versipelle, sì, avevo sentito parlare di questo foglio letterario, però nulla sapevo, per esempio, di questa notizia che mi stai dando adesso, almeno io, quindi, perché il gruppo Versipelle è nato così per altre esigenze, che poi è diventata una comunità poetica, insomma, e ci sono stati anche vari anni di attività che hanno portato a consolidarla in questo modo, ecco. E quindi io ti ringrazio, Davide, ancora. Scusami, l'ultima cosa, Davide Curbo è entrato nel gruppo di Logopea proprio attraverso questi incontri di Versipelle, sempre al centro Samantha della Porta. E ho ritrovato un vecchio articolo che poi farò avere a Davide, che ne avrà piacere, penso. Buona serata, vi ascolto. Quindi aspettiamo i dossier compromettenti di Carmina Esposito. Ciao. Benissimo. Allora, adesso è il turno di Alessandro Fiori e si prepara Carmela Laratta. Alessandro, ci sei? Ci sono. Buonasera. Buonasera a tutti. Ciao Federico. Grazie. Ciao. Per questo invito a questo evento. Io inizierei subito con il testo che avevo deciso di leggere, che è un testo di Antonia Pozzi. Il testo si intitola Largo. Oh, lasciate che io sia una cosa di nessuno per queste vecchie strade in cui la sera affonda. Oh, lasciate che io mi perda, ombra nell'ombra, gli occhi, due coppe alzate, verso l'ultima luce. E non chiedetemi quello che voglio e quello che sono. Se per me nella folla è il vuoto e nel vuoto l'arcana folla dei miei fantasmi. E non cercate quello che io cerco. Se l'estremo pallore del cielo mi illumina la porta di una chiesa e mi sospinge a entrare. Non domandatemi se prego. E chi prego e perché prego. Io entro soltanto per avere un po' di tregua e una panca e il silenzio in cui parlino le cose sorelle, poiché io sono una cosa di nessuno, che va per le vecchie vie del suo mondo, gli occhi, due coppe alzate, verso l'ultima luce. Io avevo scelto questo brano già tempo fa, quando ancora non si sapeva che purtroppo le cose sarebbero cambiate, quando Armando era ancora con noi, e ho pensato se mantenerlo oppure no. Io ho deciso di farlo. Io ho conosciuto Armando di persona, abbiamo avuto anche diverse telefonate interminabili. Non lo conosco da 20 o 30 anni come Angelo e non ho avuto con lui la familiarità, la dimestichezza, diciamo, la condivisione quotidiana di tante cose, come è stato per Federico, o per Davide, o per altri di voi. Però, insomma, diciamo che qualcosa di lui mi è entrata dentro, insomma, e la porto ancora con me. E io vedo in questa poesia alcune cose di Armando. Una poesia che è una poesia malinconica, molto dolce. Armando era
forse più vulcanico, più caleidoscopico nelle sue poesie, era un fiume in piena. Però io vedo anche in lui, in fondo, un po' questa vena di malinconia, anche un po' una vena di solitudine che è propria, secondo me, di tutti quelli che scavano dentro la parola. Ma anche questa cosa, diciamo, della quando Antonia dice che è un luogo sacro in cui il silenzio parlano le cose sorelle. Le cose sorelle sono tutte le cose del mondo, del divenire, il grande fiume delle cose che ci sommerge e anche delle parole, no? In cui le cose si moltiplicano e nelle quali si specchiano. E io vedo tanto Armando qui, quando parlava, le parole in qualche modo germogliavano dalle sue parole, si tramutavano in cose e queste cose diventavano altre parole ancora. E tutto questo era un enorme caleidoscopio senza fine. E in tutto questo c'era anche una nota di trionfo, fondamentalmente, perché Armando non era, diciamo, un poeta che si metteva in un angolo, ma gli piaceva che la sua voce sgorgasse forte, solenne, potente. Però c'era, secondo me, anche questa vena di un po' di solitudine, di malinconia, soprattutto ultimamente, cioè il senso anche della vicinanza della morte, di cui lui ha parlato diverse volte, forse come tutti, parlandone in qualche modo sperano un pochino di esorcizzarla, però insomma la citano. Dico questo, poi chiudo, insomma, per non essere troppo lungo. Io vedevo proprio in lui, nella sua scrittura, nel suo modo di scrivere, un po' una sorta di principessa Scheherazade, la protagonista delle Mille e una Notte, che racconta delle storie al marito, il re, che era stato tradito da una donna e quindi aveva deciso di convolare a nozze ogni giorno con una schiava per poi ucciderla in modo di non essere tradito più. E lei, conoscendo il suo destino, in Fausto, decide di raccontargli una storia. E la storia è così bella e non finisce che il re decide di ascoltare la fine e quindi da quella storia nasce una nuova storia, all'interno di quella storia un'altra storia ancora. E in questo modo ogni volta che riesce a raccontare una storia riesce ad allungare la sua vita. Che un po', secondo me, anche il senso un po' in generale, è una grande metafora della letteratura. Cioè in fondo si raccontano storie per allungarci la vita o per non morire o per trovare all'interno delle parole, del senso delle cose, una sorta di dimensione in cui la vita riesce anche a trionfare sulla morte. Questo. Leggo anche velocemente una cosa mia, visto che ne ho l'opportunità. Eccola qua. Il titolo è Mattino. Il giorno è risalito lungo i muri, radente come un fiato, nel punto dove volgi gli occhi. I fiori del nostro gelsomino hanno una luce viva che ti restituisce a me mentre ti spassi nel mio sguardo. Non so perché ci siamo offerti di essere qui, proprio in questo momento. La morte avrà nostalgia del nostro giardino e si alzerà una nebbia bianca quando ce ne andremo. La neve non cade mai uguale su due alberi. Io avrei finito con il mio contributo. Grazie, grazie Alessandro. Vabbè, ma comunque no, per spezzare una lancia in tuo favore, quando Armando, insomma, aveva grande considerazione di te, ricordo che poi c'è stato anche un periodo in cui eri molto molto presente sui gruppi, poi insomma la tua vita ti ha portato ad avere una presenza, diciamo, meno come dire, una presenza più diradata, però comunque non è mai mancata. E poi purtroppo questa esattamente doveva essere una di quelle occasioni un pochettino anche per raccogliere le persone, sia insomma che hanno frequentato i poeti che poi fanno parte di Versipelle,
e sia scoprire altre voci, come per esempio abbiamo visto anche questa sera e nelle serate precedenti. E comunque noi fa sempre piacere, le tue incursioni ci fanno sempre molto piacere, devo dire la verità. Grazie Federico, mi piace, le incursioni è simpatico. Perché tutto tace, poi ogni tanto sul gruppo poi nati arriva la poesia di Alessandro. Va bene, grazie per essere stato con noi e per aver ricordato Armando con la tua esperienza. Che comunque... Grazie a te Federico e a tutti voi. Ciao. Allora, adesso è il momento di Carmela la Ratta e poi si prepara Oana Lupascu. Carmela, ci sei? No, Carmela, devi accendere il microfono anche tu. Mi sentite adesso? E adesso sì, adesso non sì, devo chiedere allora al silenzio, come avevamo detto con Elena. Va bene. Buonasera a tutti, io vorrei ringraziare la comunità di Versipelle per questo gentile invito e non so sinceramente cosa ci faccia io che sono pigmea in questa comunità di giganti. Ringrazio Giuseppe Cerbino, ringrazio te Federico e saluto tutte le persone che mi conoscono, le persone che seguo quotidianamente e le persone che invece ascolto qui per la prima volta. Io ho scelto di leggere una poesia di Ungaretti, famosissima, Natale, perché per me ha un significato molto personale, molto particolare. Diciamo che è stata l'antesignana, la poesia che di fatto ha fatto battistrada al mio interesse verso questa forma di arte e mi ha colpito proprio nella sua essenza malinconica, la ripeto come un mantra tutte le volte che il mondo, diciamo, chiede delle luci fittizie, un'allegria comandata e ho il bisogno di entrare dentro i luoghi dell'anima dove mi sento al sicuro, dove posso cercare quella terra promessa che tutti aneliamo e che non, probabilmente non troveremo mai. Allora, leggo la poesia. Non ho voglia di tuffarmi in un gomitolo di strade. Ho tanta stanchezza sulle spalle. Lasciatemi così, come una cosa posata in un angolo e dimenticata. Qui non si sente altro che il caldo buono. Sto con le quattro capriole di fumo del focolare. E adesso vi leggo una mia poesia che si intitola Non dirmi. Non dirmi di essere sobria come stagione a metà o come mezza ciocca o mezza mela. Come potrei venire a patti tra vele colme di cieli con spazi chiusi da risigillare? Il corteggiare un ronzio come se fosse un equipaggio intero, un paradiso di segni o sciame in giugno è cosa mia. Mi prende e mi appartiene come memoria di certi apocalissi. Fuori dalla rugiada di cataloghi ho voce come turbinio di fiori, santa infangata di peccato le giunture, le mie perle sono strane, irregolari, mie come sassi di casa di montagna dove il nome degli amanti offusca il ghiaccio. E noi, quell'isola che resta e vulcaneggia, una riserva di grazia alle corolle, la libagione di un autunno che si infiora. Non chiedermi metà di tutto questo. Io avrei finito. Grazie Carmela, ma poi io è la prima volta che ti ascolto, immagino come tanti altri, poi so benissimo, ricordo benissimo la nostra telefonata, insomma, preliminare. Sì. Io pensavo, Giuseppe Cerbino l'ha invitata, un motivo ci sarà, quindi... Giuseppe, io ti chiamo in causa, se vuoi dire qualcosa. Troppo buono. No, Carmela è una poetessa che ho conosciuto quasi ormai un paio di anni fa e con lei stiamo progettando una pubblicazione per una silloge. Una poetessa molto interessante, l'avrai potuto capire tu da questa poesia che ha letto.
effettivamente tutti gli elementi, lì nella sua poesia c'è tutta una sintesi di tutte le letture, di tutto un attraversamento di quelle che sono poi la tradizione poetica classica del Novecento. Quindi c'è analogia, c'è un linguaggio simbolico molto, molto forte, molto intenso, una cura e un'attenzione alla precisione della parola. Quindi una potenza molto, secondo me, molto interessante da tenere in considerazione e quindi da curare e da attenzionare con una pubblicazione che spero si farà presto, insomma, perché ci sto lavorando, ma poi per una serie di imprevisti anche dovuti a questa circostanza maledetta abbiamo rallentato molto. Grazie, onorata e contenta di essere stata qui con voi questa sera. Grazie, grazie Carmela, comunque. Grazie Federico. Piacevole scoperta. Grazie mille. Allora continuiamo la nostra serata. Adesso è il turno di Oana Lupascu e si prepara Agnes MK. Oana, ci sei? Bisogna sempre attivare i microfoni. No, non ti sei. Oana, non ti senti. Aspetta. Adesso mi sentite, vero? Perfetto, buonasera. Buonasera, sono felice di vedervi, vi seguo anche in altre, diciamo, vesti, tra virgolette, perché vedo altre vostre trasmissioni che sono bellissime. Sono molto emozionata e voi lo sapete meglio di me che tutto è dovuto a questa mia commozione alla scomparsa di Armando. Ecco, non voglio essere patetica, voglio solo dire che io ho conosciuto un Armando forse inedito, non lo so. Voi tutti parlate di poesia, maestro, per me è stato un maestro, sì, per tutto quello che ha fatto, ma io e lui abbiamo parlato poco o niente di poesia. Parlavamo di tante altre cose, parlavamo di vita, parlavamo di esperienze passate, di gioventù, di famiglia, parlavamo di Manicaretti. Ecco, ho conosciuto questo Armando. Quando io sento Armando scherzoso, Armando intransigente, eccetera, non lo riconosco molto in quello che è stato, con presunzione, ecco, posso chiamarlo il mio Armando. E stasera, di più non dico, voglio leggere una poesia che è di Armando. Le parole sono mie, ma è sua perché l'ho scritta per il suo compleanno il 29 dicembre e a lui è piaciuta. Io non la volevo pubblicare, volevo regalarla a lui e solo a lui, ma lui ha detto che ci teneva che io la mettessi nei miei gruppi, per cui l'ho pubblicata e adesso la leggerò a voi. Senza tramonto, vorrei che tu leggessi i versi che ho scritto per te. Ho chiuso pezzi di cielo blu nella stanza, mentre fuori le nuvole lo vorrebbero tutto per sé. L'amore fa perdere la nozione del tempo e i secondi durano per sempre. Lo spazio si allarga e mi sembra di vederti dall'altra parte del mondo. Tra me e te l'abisso crolla. Se è vero che il tempo cancella l'inchiostro, partendo dall'ultima parola, devo cercare di non finire mai. Più vado avanti, più il traguardo si allontana. E ora mi sono ritrovata chissà come all'ultimo piano dei sogni, sveglia a guardare i tetti arrossati dagli ultimi raggi del sole, con in mente il primo e ultimo verso che scriverò stanotte e confiderò alle mani nude di questa città ristretta che mi guarda attraverso come se niente fosse.
Io non ho niente da perdere. E tu? Ecco, la commozione è tanta, mi scuso, ma ho anche l'età che ho e mi commuovo più facilmente. Ecco, scusatemi, non sono io questa, però in questo momento sto così. Ecco, la seconda poesia che leggerò è una poesia che fa parte, diciamo, dalle 15 poesie che io ho tradotto e ho trovato, ecco, perché mi risulta che non siano molto conosciute, anzi quasi per niente, del drammaturgo rumeno Eugen Ionesco, oppure, come si dice in rumeno, Eugen Ionescu. Ecco, Armando ci teneva a queste poesie. Ci abbiamo messo un po' di tempo perché non si trovava mai il tempo giusto. Io avevo fatto le traduzioni e a lui sono piaciute molto. Poi ho scritto anche due parole ricordando come mi sono imbattuta per casualmente in queste poesie. Cioè ho scoperto una, poi una ha tirato l'altra. Non sono conosciute neanche in Romania, non sono riuscita a vedere, ad avere in mano, oppure neanche vedere, perché credo sia protetta, un'antologia in cui sono state pubblicate queste poesie. Comunque sono poesie di gioventù e ovviamente fanno presagire, possono sembrare molto naif se vogliamo, però in una lettura più approfondita sono, secondo me, già, diciamo, l'embrione di quello che sarà il teatro dell'assurdo, di cui lui è il massimo esponente. Vado a leggere la poesia. Elegia della carta rosa. Un pezzo di carta rosa sta su un angolo del tavolo, lungo, blu e macchiato. Povera carta rosa, quadrata, solo io capisco il dolore che ti pesa. Quando sei uomo tra uomini, o tu carta tra carte, fa male. L'angolo sotto ti impedisce, l'angolo rotto ti impedisce di essere un quadrato perfetto. E il languido scolorimento dimostra la tua sofferenza. Ma hai, non son parole e non posso dire a tutti il tuo dolore, perché gli uomini pensano troppo e sono troppo seri e troppo saputi e ridono della ricerca della parola che piange. Tutto il dolore del pezzo di carta rosa s'affloscia e si spegne. Ecco, queste sono le parole di Ionesco. Io credo che sia molto importante, molto interessante scoprire una cosa che veramente, come diceva Armando, è stato uno scoop. Ecco, l'abbiamo, e cioè lui ha scritto anche lui delle cose sul drammaturgo e sull'opera e su come lui si è avvicinato a Ionesco, raccontando un po' delle cose che lui ha fatto in teatro, e è stata pubblicata come articolo sull'area di Broca, alla quale lui era molto molto legato. Ecco, io avrei finito. Grazie, grazie Oanna anche per questa sfumatura. Tra l'altro l'area di Broca era, lo ricordo per gli amici che ci seguono, il sito di Armando, cioè diciamo l'ultima probabilmente tappa del suo percorso divulgativo. Aveva fondato questo piccolo spazio letterario, ecco, quindi anche indipendente, nel quale raccoglieva le sue critiche, faceva interviste anche ai poeti, e mi sembra che comunque ci sia finito anche qualcuno qui dei presenti, se non erro. Infatti, c'è stata anche un altro, chiamiamolo, incontro su Broca, che è stato
voluto da Armando, in cui tutti noi abbiamo scritto delle poesie brevissime che lui ha chiamato diatomee, ed è stata anche quella un'iniziativa bellissima. Ed è vero, quando tutti lo chiamano maestro, è stato maestro per quanto ha insistito che le persone si esprimano liberamente in poesia e che siano se stessi. Ecco, lui quello voleva. Sì, no, verissimo. Queste sono, diciamo, quelle cose che lui ha sempre fatto e che aveva anche, per esempio, promosso all'inizio sui gruppi su Poienauti e sulle altre, e su, diciamo, le altre, tutte le realtà che sostanzialmente ha lanciato. Poi comunque, in ogni caso, queste si, come abbiamo visto per Versipelli, anche tutta la sua attività si rimodulava continuamente in altri contenitori che di volta in volta poi portavano. Era un vulcano e tutto dovuto alla sua immensa cultura. Poca gente può vantare una cultura così vasta, e poi la sua mente andava dappertutto. Era una persona speciale, ecco, credo che la parola speciale sia dita a lui. Vero, vero. Grazie Oana, e allora a questo punto grazie a voi. Non ho avuto tempo né di salutarvi, perché sono veramente molto molto emozionata, perché lo sarei stata comunque, perché ovviamente leggere e dire i propri sentimenti e i propri, per cui che questa trasmissione è proprio questo: far aprire le persone e dire quello che sentono veramente. Ecco, e non ho avuto tempo né di salutarvi adesso, invece di dire ciao, di arrivederci, e spero tanto che sia una trasmissione che voi ripetiate, perché vi dico, poche trasmissioni hanno avuto il successo di questa. Grazie Oana, e vedremo. Questa è la nostra, in realtà questa è la nostra terza edizione. Quest'anno avevamo fatto questa, insomma, questo avevamo ideato queste tre serate. Ecco, ci siamo un po' allargati, stasera ci siamo allargati particolarmente. Ben venga, perché è una bella trasmissione. Nessuno si annoia. Pronto. Va bene, vi saluto e grazie. Grazie Oana, grazie mille. Ciao, ciao a tutti. Resta con noi se vuoi, e naturalmente spegni il microfono, così se ci dovesse essere. Volentieri, grazie. Buona serata. Buona serata. Allora, adesso è il turno di Agnes MK e si prepara Flavio Malaspina. Agnes. Ciao Federico. Buonasera. Senti, buonasera a tutti. Sono felicissima di essere qui. E ringrazio in particolare Elena De Serventi che mi ha invitata. Grazie Elena. Se ci seguono ancora, perché sono due ore che ascoltano poesia, quindi ci vuole una grande passione, saluto, abbraccio tutte le persone che ci seguono da casa. Introduco subito il mio poeta con una poesia che ha scritto sulla sua poetica, dal titolo Poetica dello sfratto. Mi piacciono quelle poesie dove non accade nulla, o ciò che accade resta fuori scena, come quelle case vuote che sono più grandi dentro che fuori e ancora conservano i segni dei loro vecchi inquilini, o quei quadri di Hopper dove sempre accade qualcosa che sa soltanto lui. Alfonso Bresmes, quando non ci sono. Bresmes vive a Madrid, ha pubblicato 5 raccolte poetiche in Spagna, un'antologia negli Stati Uniti e quest'opera che vi ho letto in Italia. È anche un artista visivo e un fotografo, ma di lavoro fa l'avvocato. La sua poetica si contraddistingue per la grandissima capacità di condensare in immagini o in metafore, in paradossi, in precipitazioni di senso, le sue tematiche più care, che sono la mancanza, il desiderio e la contraddizione di certe scelte esistenziali.
Abbiamo avuto anche la fortuna di ascoltarlo di recente presso Circolare Poesia in diretta, ma davvero pochi giorni fa, ed è stato molto bello sentirlo parlare e scoprire che il fine della sua poetica è innanzitutto un atto comunicativo. Quindi Alfonso Bresmes ritiene che la poesia debba essere comprensibile il più possibile, e perché questo avvenga e per raggiungere il maggior livello di empatia possibile con il suo pubblico utilizza vari strumenti, tra cui anche l'ironia, che caratterizza senz'altro i suoi scritti e che è il motivo per cui io lo amo così profondamente. A questo punto leggerei, o meglio provo a recitare, però lo tengo qui così in caso, diciamo, di difficoltà. Recito la sua poesia e un mio gioco di parole. Inizio con un mio gioco di parole e, senza fermarmi per introdurre la sua poesia, seguirà la sua poesia dopo una breve pausa. Il titolo che accomuna entrambi gli scritti è Crimine imperfetto ed è il suo titolo. Troppo a lungo, con mani sapienti, ho spezzato le unghie di denti all'amore. Ho abbassato la voce al livore del grido di vita che ora muore nel polso che tace. Di tutti i crimini che ho commesso, solo di uno mi pento: di non avere ucciso del tutto il desiderio, quell'avvoltoio abietto insaziabile che mi fa credere d'essere ancora vivo. Grazie, Federico. Grazie a te anche per averci mostrato questo lato, insomma, che effettivamente mancava questa sera in questo reading. Questo voglio dire, la anche molto, cioè la bellezza, mi piace molto la varietà e voglio dire questo, anche questo tuo dialogo con il poeta che hai scelto, e come dire, è un fatto importante. Tra l'altro ci ho sentito parlare varie volte, non so, ci sono state, cito Lucia Triolo che parlava del debito in poesia, tra l'altro nella sua ultima opera, ma naturalmente anche altre recitazioni. È bello, insomma, poter dialogare con i nostri autori e farlo anche in modo creativo. Anche questo tra l'altro è una cosa che in un certo senso in qualche modo Armando anche lui faceva delle volte, anche se non nel modo in cui hai fatto tu, ma è stato veramente interessante ascoltarti. Grazie mille. Grazie a voi. Allora adesso è il turno di Flavio Malaspina e si prepara Sonia Marinette. Flavio, bisogna sempre accendere il microfono. Mi sentite? Sì, adesso sì. Ok. Sì. Beh, intanto volevo, a proposito di Armando, qualcuno ha detto che questa sera è qui con noi. Allora, sei qui veramente con noi, spero non mi cazzi come l'ultima volta che l'ho sentito, perché cioè, io Armando l'ho conosciuto dopo aver scritto una poesia. Lui mi disse che la chiusa secondo lui non andava tanto bene. Io gli risposi che non l'avrei mai cambiata. Poi ci sentimo per telefono con una bella discussione, ma poi finì tutto in baci e abbracci. Quindi ho un ricordo. Per quanto riguarda le sue poesie, c'è poco da dire, leggendole non aggiungerei nient'altro di quello che già sono. Quindi io questa sera avrei voluto leggere una poesia di Montale, però era già occupato e quindi leggerò una poesia di Thomas Bernhard, tratta da Sotto il ferro della luna. Quest'anno è come l'anno di 1000 anni fa. Noi portiamo la brocca e sferziamo la schiena della vacca. Falciamo e non sappiamo nulla dell'inverno.
beviamo mosto e non sappiamo nulla. Presto saremo dimenticati e i versi svaniranno come neve davanti alla casa. Quest'anno è come l'anno di 1000 anni fa. Guardiamo nel bosco come nella stalla del mondo. Mentiamo e intrecciamo cesti per mele e pere. Dormiamo mentre le intemperie consumano davanti alla porta le nostre scarpe infangate. Quest'anno è come l'anno di 1000 anni fa. Non sappiamo nulla. Non sappiamo nulla del declino, delle città sprofondate, del vortice in cui sono affogati cavalli e uomini. Lui è famoso come scrittore, e non più che come poeta, ma trovo che sia un grandissimo poeta, oltre che un grande scrittore. È un uomo che più ha subito la vita più che averla vissuta, e per questo mi è particolarmente caro. Poi volevo leggere una mia poesia che si intitola L'Atlante. Non quel che siamo, ma quello che vorremmo essere è la vita. A molta donatesi, a tanti preclusa. Non vi è conforto nell'attesa, in quest'Atlante invalicabile, tanto comunque oltre il deserto. E poi una brevissima, brevissima, ma proprio... Bastasse la luce, ma quella laggiù non è luce, ma solo un altro noioso giorno che va via. Grazie, grazie a tutti. Io ho finito. Grazie, grazie Flavio. Tra l'altro è un piacere ritrovarti qui. Con te abbiamo aperto questa gloriosa epopea della parola da casa, quindi vero. Trinceratissimi con il nel bel mezzo del lockdown. Quindi. Vero, 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 vero. Grazie ancora. Grazie a te, grazie per aver partecipato. E adesso è il turno di Sonia Marinette, che questa sera ci ha dato lo scoop di rivelarsi al nostro pubblico. Sonia, ci sei? A seguire ci sarà Ketty Martino. Sonia? No, Sonia, sempre questo microfono. Il microfono oggi, il microfono muto oggi ci sta prendendo la scena, ragazzi. Buonasera a tutti. Ciao, eccola, buonasera. Buonasera, grazie mille dell'invito. Grazie a Carla Viganò, alla comunità Persi Belle, e Carla Viganò perché mi ha segnalato, e grazie a voi. Il mio ricordo ovviamente va a Armando Severiano, che ho conosciuto nel 2018, qui proprio su Facebook, e con cui abbiamo passato dei bei momenti di poesia, di divertimento e di gioco. E sono molto emozionata. E niente, leggerei una poesia di una poetessa milanese contemporanea che ho scoperto da poco. Me ne hanno parlato quando facevo un viaggio e mi trovavo in India. E, come tutte le cose che non si presta particolarmente attenzione, l'ho dimenticata. Questa poetessa si chiama Chandra Lidia Candiani. E mi è venuto in mente, mi è venuta alla mente qualche mese fa, ho cominciato a leggere un libro, ne ho letto un altro e proseguo ancora adesso. E quindi leggerei una sua poesia. Tu tienimi e io mi trasformerò in meraviglia tra le tue mani, al caldo, quel caldo che di notte fa crescere il grano. Porta il corpo amato come vita segreta, preservata sotto lo spesso ghiaccio della memoria. Tu tieni come gufo di noce nel pugno, fessura tra i mondi. C'è silenzio tra te e me, c'è perla, ti tengo. Ecco, questa è tratta dalla raccolta La bambina pugile, ovvero La precisione dell'amore. Adesso continuo leggendo una mia brevissima poesia, qualche verso. Tu non sai, ma questo dolce parlottio, le fronde canute dei boschi, le eriche rigogliose, mi entrano dagli occhi, fruiscono del corpo. Torrentizie si arenano tra i vortici,
raggrumano, si saziano, diradano risonanze lunari, nutrono radici e fiori smorzati. Io sono un fiore smorzato. Ecco, io ho terminato. Ti ringrazio tutti dell'opportunità, soprattutto te, Federico, anche Davide Porvo, ovviamente. Grazie. No, io devo confessare che quando Carla mi chiese invitiamo Sonia, ha detto ma chissà se accetterà, non si mostra mai. Invece Sonia ha detto sì, ah, grande, ci dà l'esclusiva. No, grazie mille a voi, grazie di questo spazio, mi fa molto piacere, sono davvero contenta. No, siamo contenti noi, anche perché comunque, voglio dire, è una frequentazione abbastanza lunga di questi anni, quindi mi fa molto piacere, cioè, insomma, vederti e che tu possa partecipare in maniera attiva a questa serata. Anche a me fa molto piacere, veramente. Grazie, grazie Sonia. Grazie a te. Allora alla prossima. E buona serata, sì, grazie. Ciao. Ciao. Allora continuiamo con Ketty Martino e si prepara Gelsomina Massaro. Buonasera. Buonasera, sì, eccomi. Ketty. Ciao Federico, grazie per l'invito. Un saluto a tutti. È inutile dire che è una serata particolare, che siamo tutti molto, molto presi. E io mi faccio un attimo da parte, nel senso che leggerò di mio qualcosa di piccolo solamente alla fine. Voglio iniziare perché sono andata a pescare di nuovo i libri di Armando che mi aveva regalato tempo fa. C'ho questo qua, vabbè, che conoscete già, l'omografia appunto 6, e poi una raccolta che lui aveva curato, dove c'è anche Carmina, tra l'altro, e, che si chiama, si intitola La persistenza del dubbio. E, non lo so, io volevo leggere due cose. Il tempo, diciamo, non so quant'è a disposizione, poi vediamo. E tra l'altro volevo dire anche un'altra cosa, perché il poeta che io ho scelto, che avevo già scelto prima che succedesse questa tragedia di Armando, e Mark Strand. E poi andando a rivedere alcune cose ho trovato tanti tratti comuni, anche nella diversità, perché mentre per esempio Mark Strand è uno dei poeti contemporanei più importanti, che riconosciutissimo, premiatissimo, ricevuto anche il Pulitzer per la poesia, però invece Armando, insomma, non è, a mio avviso, a nostro avviso, non ha avuto riconosciuto tutto ciò che meritava gli fosse riconosciuto, e anche se in questa diversità però erano accomunati da questa molteplicità di interessi, di sguardo lungo sul mondo e su tutte le varie strade dell'arte. Perché sia Armando sia Mark Strand erano interessati a tante cose, tanti aspetti dell'arte, e anche nel linguaggio, questa scelta lessicale che faceva capo a un patrimonio ricchissimo e colto, questo sguardo sul mondo molto, molto lungo e molto profondo. Comunque leggo da La persistenza del dubbio di Armando. Non ho moneta di scambio, non suscito interesse, nemmeno sessuale. In pratica non esisto, sto spirando con uno specchio davanti alla faccia, per illudermi che mi stia ascoltando qualcuno, che ci sia, almeno per riflesso. Mi ubriaco di immagini di me sottile, tracotante, gasato di gioventù, guardato, ammirato, cercato. Offro invece misero spettacolo. Debbo vergognarmi se mi innamoro,
se non dissimulo l'avidità di attenzione, se ho il pallino di sedurre, perché mi credo cocciutamente irresistibile in questa mia ribollente fucina di desideri. Sarò stato certamente un divo del cinema in un'altra vita, un gigolò, uno che ha campato sull'aspetto nutrendosi di carne viva, senza preoccupazione di sentirsi morto. Invece dall'altra raccolta, cioè dall'altro libro di Armando, un testo che rimanda, c'è tutta una sezione in effetti che rimanda alla sua infanzia, quindi ricordi, infatti si intitola Il luogo dell'infanzia. Ed è molto bella questa sezione, ci restituisce quasi un Armando inedito, dolce, tenero, che in effetti, così come era lui, sotto questa corazza che lo voleva apparentemente irruente, insomma molto deciso, persona molto decisa. Il silenzio del cortile desolato, sciabolato di sole, mi spingeva a socchiudere la porticina di ferro, a sgusciare in quel territorio scabro dove qualche molletta di legno prendeva il posto di ciuffetti d'erba spontanea. Era sempre di controra il mondo del palazzo, scivolava in una pennichella narcotica, ostizzosa. Certamente uomini e donne si accoppiavano, le mie zie aprivano il frigider con un gran bicchiere di cola, odio acqua fervescente, idrolitina, stese sul letto o sul divano. Mettevano a giacere la persa gioventù, le speranze annegate, il domani, ripetizione dell'oggi, eterno. Mia nonna spandeva un odore dolciastro che contagiava l'aria dallo spiraglio della finestra socchiusa dietro i pesanti scuri giallastri. In cortile festeggiavo la tristezza, non portavo altro giocattolo con me, con le ginocchia pallide, nei calzoncini corti, toglievo le scarpe, coi sandali, i calzini, per assaporare il mattone caldo sotto la tenera pianta dei piedi. Il guano di un colombo mi beccò in mezzo alla fronte. Invece di Mark Strand leggo Tenere insieme le cose. In un campo io sono l'assenza del campo. È sempre così. Ovunque io sia, io sono ciò che manca. Quando cammino divido l'aria, e sempre l'aria rifluisce a riempire gli spazi in cui ero stato il mio corpo. Abbiamo tutti motivi per muoverci. Io mi muovo per tenere insieme le cose. Se la trovo, c'è un'altra, ma non so se la troverò. Ecco qua, cos'era? Leggo la seconda parte. Era l'inizio di una sedia, era il divano grigio, era i muri, il giardino, la strada di ghiaia, era il modo in cui i ruderi di luna le crollavano sui capelli, era quello. Ed era più di quello. Era il vento che sbranava gli alberi, era la congerie confusa di nubi, la bava di stelle sulla riva. Era allora che pareva dire che se sapevi che il punto esatto del tempo si era, non avresti mai più chiesto nulla. Era quello, senz'altro era quello. Era anche l'evento mai avvenuto, un momento tanto pieno, che quando se ne andò, come doveva, nessun dolore era tanto grande da contenerlo. Era la stanza che sembrava immutata dopo così tanti anni. Era quello, era il cappello che s'era dimenticata, la penna lasciata sul tavolo da lei, era il sole sulla mia mano, era il calore del sole, era come sedevo, come aspettavo, per ore, giorni, era quello, solo quello. Se c'è tempo leggo una mia piccola
e vorrei dedicarla proprio ad Armando. Non basti saperti traiettoria, brunita congiunzione di torta nella fuga. Non basti saperti tempia febbricitante dall'inlanguidito spasimo. Non basti saperti governo temerario dalla moltitudine di addii. La tua anima è nel ritrarsi precoce dell'abbraccio, nel travaso di sassi sulle spalle, nel gesto perfetto del commiato, nel gesto che noi dobbiamo decifrare. Grazie. Grazie Ketty, poi cioè, penso veramente che i tuoi interventi, anche quelli personali, abbiano veramente una fortissima empatia con il momento, anche quelle cose che magari non hai scritto per l'occasione, ma effettivamente poi quando noi ci ritroviamo nella scrittura, vediamo altre cose anche di noi stessi. Mi è sembrato, insomma, questo tuo intervento molto, molto significativo. Grazie. Grazie. E passiamo adesso a Gelsomina Massaro e si prepara Giovanni Sepe. Eccomi, allora, buonasera a tutti. Ringrazio Federico e Maria Consiglia Alvino per l'invito. Sono lieta di aver ascoltato questa comunità poetica così affiatata nel ricordo di una persona che non conoscevo, ma che ho conosciuto stasera attraverso le vostre parole degne di pregne di affetto e di stima. Dunque, io vorrei proporre la lettura di una poesia di Franco Fortini, un intellettuale sicuramente emblematico della nostra storia recente, poiché la ritengo adatta al nostro tempo. Fortini affronta nei versi che andrò a leggervi la tematica della primavera e quella del cambiamento, visto come rivoluzione, e vorrei soffermarmi proprio su questa parola, rivoluzione, per cogliere e comunicare il messaggio secondo cui molto probabilmente non si danno mai rivoluzioni di sistema, ma esiste solo la creazione di piccole oasi in mezzo al deserto a poco chi ha sete si avvicina per libera scelta. E mi piace pensare che l'evento di stasera in effetti rappresenti proprio questo, un'oasi dove delle persone, ecco, si riuniscono per distribuire versi, per distribuire bellezza. E nella poesia si rende manifesta una crisi inarrestabile del presente, un presente che appare disperato, investito dal come fonte d'angoscia, ma anche come fonte di gioia. E la poesia si intitola appunto La gioia a venire. Potrebbe essere un fiume grandissimo, una cavalcata di scalpi, di un tumulto, un furore, una rabbia strappata, uno stelo sbranato, un urlo altissimo, ma anche una minuscola erba per i ritorni, il crollo di una pigna bruciata nella fiamma, una mano che sfiora al passaggio, o l'indecisione, fissando senza vedere. Qualcosa comunque che non possiamo perdere, anche se ogni altra cosa è perduta, e che perpetuamente celebreremo, perché ogni cosa nasce da quella soltanto. Ma prima di giungervi, prima, la miseria profonda come la lebbra e le maledizioni imbrogliate e la vera morte. Tu che credi dimenticare, vanitoso, o mascherato di rivoluzione, la scuola della gioia è piena di pianto e sangue, ma anche di eternità, e dalle bocche sparite dei santi, come le siepi del marzo, brillano le verità. Questa poesia è tratta da Foglio di Via, dalla raccolta Foglio di Via. E poi vorrei proporre, tratta da un mio libro di recente pubblicazione, che si intitola Tatti le dissenso.
un libro dove tra versi e prosa tento di recuperare la tangibilità del sentire, tento di dire che toccare cose non fatte dalle mani dell'uomo talvolta può salvare il cuore e la mente dalla claustrofobia dell'ego. Può salvare i sensi dal cellulare che abbiamo sempre tra le mani. Un libro in cui comunico che la bellezza salva sempre, se la cerchi, se ti eserciti a trovarla. E la poesia che vi leggerò si intitola Il silenzio accoccolato tra le mani. Si ritiene che il silenzio possa uccidere quando è viatico di indifferenza. Ma quando il silenzio è condiviso, magari tenendosi per mano, guardandosi negli occhi, significa complicità, rara magia, pura intimità. Quante volte cerchiamo di riempire vuoti con parole superflue, apparenze? Eppure basterebbero gesti semplici per curare un'anima che mai come in questi tempi inquieti può sentirsi e può avvertire paura, solitudine. Così in questa poesia voglio celebrare la vicinanza, la cura data dal saper restare, quindi rispondere all'appello di chi è caduto, un silenzio che sia in grado di coccolare, quindi che non abbandoni alla violenza inaccettabile dell'indifferenza, ma che sia riempitivo. Dopotutto amare anche rimanere accanto, in silenzio, un silenzio che si accoccola tra le mani, mentre la giostra impetuosa della vita continua a girare. Vi leggo la poesia, lascio parlare i versi. Senza sapere che ogni cosa perisce, ogni rosa appassisce. Attimo dopo attimo ferisce oggetti vuoti e volti smilzi, la mano intrepida dell'anima. Quando si risveglia il suono della consapevolezza che tutto appiana, che tutto in fondo spera. Quando la voce è strozzata cede il posto a gesti silenziosi. La vita è una giostra antioraria, e tutti si affannano a salirci in sordina e a scendere in picchiata. E mentre gira veloce, sembra che il mondo vada piano. Qualsiasi catastrofe si abbatta, ingranaggio si inceppi, si fermi. Prendi la mano mai ritratta di chi sempre accanto affermi, senza rintocchi bui e sordi. La campana dei ricordi di chi ha offerto la sua spalla senza alcuna condizione o balla. E ancora, seppur soli, sulla giostra non più in moto, la beatitudine di aver amato ad ogni modo. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie a te e anche per, insomma, la testimonianza del tuo intervento. In sostanza, come pochi, è stato abbastanza puro, che era poi lo spirito del reading. Ci piace anche questa forma, naturalmente. Poi purtroppo è successa questa disgrazia e niente, è doveroso ricordare, ovviamente. Sì, no, per noi è veramente, veramente molto importante, anche per questo siamo andati sicuramente ben oltre i tempi previsti, però insomma è una cosa necessaria per noi. Ti ringrazio per essere stata grazie qui e alla prossima. E adesso è il turno di Giovanni Sepe e segue Maurizio Tolotti. Giovanni? Buonasera Federico, buonasera a tutti gli amici. Questa sera l'impresa è superare l'emozione, soprattutto perché è una serata particolare, c'è la presenza con noi invisibile ma tangibile. Io dedico questa serata, come tutti voi credo, ad Armando che io ho conosciuto di persona, prima sui vari gruppi su Facebook, però posso dire che conoscere Armando di persona è stata una cosa stupenda, perché oltre al carisma e alla persona che traspariva su Facebook, da vicino poi mi ha trasmesso una certa umanità e sono emozionato pure a parlare di lui. Ci sarebbe un lungo aneddoto, però lo voglio risparmiare per essere breve, insomma. Però ricordo solo che poi ad un certo punto ci siamo ritrovati ad un tavolo con altri amici
e lui a capotavola e a fianco abbiamo parlato di poesia, ma non solo di poesia, soprattutto anche di teatro. Quindi io voglio leggere una poesia di Edoardo De Filippo e credo che lui sarebbe felice di ascoltare. La poesia si intitola In questa tua pace, come credo vorrebbe trovarla ognuno di noi, questa pace irraggiungibile. Quindi la recito, insomma, In questa tua pace, ma la pace senza morte. Pezzata porta, se la avesse col cambà, se la avesse la mattina di prima lei, mi arrivasse fino a sera senza di serrata là, senza sentire più argento, che aperisce le facce, senza sentire la mica, che deve la consigliare, senza sentire la famiglia, che aperisce, ma che fa, senza scendere più a patto, che la coscienza è la dignità. Senza leggere un giornale, la notizia impressionante, che lo guarda tutto quanto e non tiene che ci fa. Senza sentire un dottore che ti spiega la malattia, la ricetta in farmacia, l'onorario che ha pagato. Senza sentire stupore, che ti fa il concettino, Brigitte, la mia, questa sì, l'altra no. Perché insomma, si può pace e non sente più niente. Mi aspera casualmente per la morte, per pigliare, mi volesse trovare pace, ma la pace senza morte, pezzata porta, se la avesse per cambiare, se la avesse la mattina di primavera, arrivasse fino a sera senza di serrare. E adesso vi leggerò una mia poesia breve, caratteristica delle mie poesie, proprio la brevità. Però questa è molto significativa per me. Stasera ho pianto per le mie poesie, per le tue lunghe amnesie. Ho pianto come un uomo grande, attaccato alle cose niente. Nel mio cuore stasera la parola è una lunga attesa. Ringrazio tutti, sono molto emozionato di venire. Vi lascio la parola a Federico. Ringrazio Beatrice Orsini, la quale mi ha voluto qui questa sera. Buonasera a tutti. Grazie Giovanni, no, tra l'altro quella serata ricordo benissimo, c'era proprio, no, che è un luogo simbolico, cioè noi ci siamo incontrati in quella chiesa perché presentavamo sia l'antologia di Costanzo, cioè quella di Costanzo Ioni di Tricarico e di Pietro Paoli, che sarebbe il primissimo volume che ci ha mostrato stasera. Della stessa antologia che ci ha mostrato stasera Fabio Barissano prima, dove insomma era lo stesso concorso e noi presentavamo quell'antologia ad Atripalda. Poi a seguire ci fu proprio la doppia presentazione del tuo libro e quello di Di Luca Luca, Crassola, che inimmaginabile. salutiamo. E poi naturalmente, ed è in quel luogo che ed è in quel luogo che ho incontrato Armando la prima volta 10 anni fa, ed è in quel luogo che abbiamo lanciato questo reading dal vivo. Sì, fu la Quindi mia prima volta ed è stata una cosa bella perché l'aneddoto non lo racconto, poi magari qualche altra volta tu ricordi bene, insomma, è stata una cosa entusiasmante e proprio io ho visto l'uomo, ma non voglio fare retorica perché veramente lui già per me era comunque un personaggio, una persona di grande spessore e cultura, si sentiva già, no, quell'umanità perché quando era pungente comunque lo faceva sempre con un'umanità per stimolare, però poi da vicino insomma è stata una cosa bellissima e proprio questo ricordo con me per sempre. E quella sera gli ho voluto bene, ho sentito un po' mio padre, ecco, senza retorica alcuna, non sono il tipo di fare retorica, però l'emozione, quindi è bello emozionarsi, no? Sì, no, no, ma per fortuna, per Fortuna, fortuna. sì, è vero. Siamo, poi tra l'altro leggiamo, penso, anche molte poesie perché ci emozionano, insomma, Soprattutto. l'emozione, lato emotivo sicuramente trainante in questa storia. Sì, altrimenti sarebbe inutile. Vabbè, Federico, ti lascio al prossimo ospite. Ciao, buonasera. Grazie Resto con Giovanni. voi sicuramente.
Grazie mille. E allora noi passiamo al nostro ultimo ospite, che è Maurizio Tolotti, che chiuderà la serata. Maurizio? Maurizio, sempre bisogna... No, okay. Senti? Sì, sì. Eccomi qui. Ok, intanto volevo ringraziare tutti quelli che hanno partecipato a questo meraviglioso incontro di tante voci. Grazie all'amico Angelo Curcio, che mi ha invitato, e alle veramente tante connessioni irpino-siciliane a cui devo tantissimo. Una rassicurazione, quella che vedete alle mie spalle, non ho l'acqua ai piedi, ma è il mio primo amore, che è la fotografia, da cui poi trago molta ispirazione per i miei versi. Grazie anche perché mi avete fatto conoscere Armando Saveriano, che non conoscevo. Ho scelto una sua poesia che sono andato a cercare sul web, ed è la prima che mi è capitata e mi ha veramente emozionato da dire: leggerò questa, perché è impossibile non emozionarsi a leggere queste parole. Vorrei iniziare subito con il suo testo. Insisto, sono implacabili i giorni, legnose le ore che discendono il fiume, e il nostro petto allontana tutto ciò che è randagio. Meglio cingersi a disporre parole che sopravvivano a quel che mai è definitivo. Come un aereo che si schianta, un pettine che si spezza, una coppia satinata che si scrosta, un ombrello che si buca, un portone altissimo che marcisce, una parete che rovescia fuori piccoli topi bigi. Sono una ragnatela di ricordi, non si turba all'aria spaccata dal tuono, ed anzi è un gerundio che prelude a una seconda nascita, ammesso che si sappia ascoltare la risposta da un luogo più isolato, della errabonda e infruttuosa solitudine, e non sorprenda il fischio del merlo, né si spenga la luce del faro. Abbiamo ginocchia dure, punte da frumento, piedi ostinati che tengono dietro al sentiero più scosceso, dita incoscienti e lingue che incoronano il lume della ragione, spesso irrorate però dal disordine dei sentimenti. Nei suoi soliloqui mia madre apriva grandi braccia sferzate da capelli infuriati, mentre teneva il fortunale sulle strade del mare. Io vorrei l'onore di un atto compiuto in una terra buona per i versi, versi che lasciano un segno delicato, ma non labile come graffio di gesso. Intanto, voglio calarmi in una tomba, senza allarmi e senza fiori cagionevoli, depormi addosso una poesia con l'unica fama d'essere stata composta. Sono emozionato ancora a leggerla, perché mi sembra di una profondità e di un'umiltà che non possono non toccare. Per cui veramente grazie di avermelo fatto entrare dentro, con la grande amarezza di non averlo potuto conoscere di persona, di non averlo potuto frequentare in tutte le maniere e i modi possibili. Grazie veramente a tutti voi di Versipelle. Avete una grande bella eredità da portare tutti insieme avanti. E complimenti, veramente di cuore. Ora voglio leggere una mia poesia che ho chiamato Cucivo gli istanti. Ho scelto questa perché
per questa sera la chiamerò L'amore al tempo della pandemia. Cucivo gli istanti nell'attesa, merletti e trini, coperte d'avorio trapuntate a stelle. Tenevo finestre e porte. Che è successo? Beh, abbiamo un problema tecnico, aspettiamo, forse c'è stato uno sbalzo di linea, vediamo se Maurizio... Maurizio, scusa, per favore, rileggi la tua poesia perché c'è stato uno sbalzo con la linea e purtroppo sei stato interrotto, quindi per favore rileggi la tua poesia. Ok. La prefazione l'avete sentita? Sì, avevi appena cominciato a leggere la poesia, quindi devi soltanto leggere. Allora, cucivo gli istanti nell'attesa, merletti e trini, coperte d'avorio, trapuntate a stelle, tenevo finestre e porte spalancate al cielo, credevo nel sentimento sacro che unisce per non dividere l'eternità in frammenti. Siamo in una terra di atei dell'amore, dove tutto si consuma, anche il cuore, è diventato come merce, a contare i giorni del corvo perché lo si debba riparare. Ma io credo, senza dirvi in cosa, e me lo faccio bastare. È arrivata? Sì, sì, questa volta è arrivata, sì. Okay. Maurizio, non vuoi leggere qualcos'altro, visto che è vero che te l'hai fatto un tributo, però insomma... Sì, io ho scelto una poesia di Nazim Hikmet. Visto l'orario non lo introduco, credo che le persone se oggi lo conoscano. È un poeta turco, che amo molto. Si chiama Le tue parole erano uomini. In questa notte d'autunno sono pieno delle tue parole. Parole eterne come il tempo, come la materia, parole pesanti come la mano, scintillanti come le stelle, dalla tua testa, dalla tua carne, dal tuo cuore mi sono giunte le tue parole cariche di te, le tue parole, madre, le tue parole, amore, le tue parole, amica, erano tristi, amare, erano allegre, piene di speranza. Erano coraggiose, eroiche, le tue parole erano uomini. Ecco qua. Ancora grazie veramente, per me è stato, ogni intervento è stato un arricchimento personale. Io che non nasco come poeta, ma mi definisco un po' un artigiano di questa cosa, che cerco sempre di abbinare le immagini che chiamo mutiforme o multiversi, dove io trovo nel mio intenso contatto con la natura e ritrovare la natura dell'uomo, dell'amore nella vita, nelle persone, in una società che ne ha veramente poco. Tutto qui. Un grande abbraccio a tutti, sono veramente felice di essere stato con voi. Buona serata ancora. Grazie, grazie Maurizio. Anche, no, insomma, anche per i tuoi versi, per la testimonianza, anche per questo riferimento alle immagini, a immagini che Armando amava moltissimo. Lui non scriveva nulla su Facebook senza utilizzare le immagini, cioè era proprio affascinato dall'immagine in maniera molto molto forte. Scusate. E naturalmente anche per questo tuo coinvolgimento emotivo mi dispiace davvero tanto che insomma tu non abbia avuto l'opportunità di incontrarlo, ma tra l'altro nemmeno noi immaginavamo di dovergli dire addio così presto.
Va bene, quindi se vuoi dire qualcos'altro, scusami Maurizio. No, molto semplicemente per spiegare la cosa, il mio filo conduttore è la natura, che sia poi quella di un filo d'erba o la natura umana non cambia nulla. Io trovo che in tutte le cose, dall'oggetto all'albero, all'essere umano, esista una connessione e che il rispetto in tutto ciò che vive ha il suo fondamento nella poesia. Per cui questo filo conduttore per me è quello che unisce, il fatto che unisca in tutto quello che metto sulla mia pagina il verso e l'immagine. Io non metto mai un mio testo senza una mia fotografia, perché trovo che tutto sia unito, tutto sia circolare. E questo riguarda la società, riguarda i rapporti fra le persone, riguarda i sentimenti che vengono fuori e che vengono fuori dei testi che per me comunque sono immagini. E le immagini sono a loro volta testi. Tutto qui, in modo semplicemente. Le immagini come testi. Noi, allora, mi sento di salutare tutti su questa suggestione, insomma, voglio dire, la parola poi ha tantissime declinazioni e questa comunità, tra l'altro, ne parla e ne parlerà ancora, sia ricordando Armando, sia andando a scoprire altri poeti, sia riabbracciando altri poeti dei quali ha parlato, semplicemente ha voluto, con i quali ha voluto confrontarsi, perché poi la poesia chiaramente implica sempre, a mio avviso, una relazione di qualche tipo. Il senso della comunità poetica è appunto questa relazione che ha bisogno di svilupparsi, perché senza relazione naturalmente non c'è l'ascito. Se stasera noi celebriamo Armando è perché c'è stato un lascito in qualche modo che ha preceduto una fortissima relazione. In vari modi l'abbiamo visto, chi direttamente, chi indirettamente. Però se noi non ci incontriamo, se noi non ci parliamo, se noi non ci ascoltiamo, non c'è relazione e di conseguenza non c'è cultura, non c'è poesia, non c'è nulla, assolutamente nulla. E io comunque volevo ringraziare tutti quelli che sono intervenuti a questo reading in queste sere, tre sere molto molto belle. Sicuramente questa è stata una delle esperienze più particolari che io ho vissuto personalmente nell'organizzazione e diciamo nella vita dell'evento. Voglio ringraziare Davide che naturalmente ha fatto la regia a questo evento, è stato presente nella prima serata, poi credo che in futuro sicuramente, eccolo qui, sì. Davide, se vuoi salutare qualcuno, giusto così per la buonanotte, dai. Una buonanotte a tutti. No, sono state tre serate diciamo movimentate, vissute appieno, forse anche più degli altri eventi, perché le abbiamo vissute con il ricordo di Armando e con la consapevolezza di dover iniziare un nuovo ciclo, un nuovo ciclo, come dire, letterario, ma anche un nuovo ciclo online, virtuale, diciamo con le nostre sole gambe, perché Armando, anche se non era lui il conduttore, era comunque l'anima di tutti gli eventi che noi proponevamo, quindi anche non essendo lui stato la mente, era comunque un fautore, era impreziosiva ogni evento, anche con un solo commento. Quindi la comunità è stata in lutto ed è in lutto e continuerà comunque ad avere una mancanza, proprio per come dire, questa grande presenza che faceva sentire nel cuore di tutti, ma anche che fosse stata una risata, che fosse un piccolo dramma che lui inseriva in ogni evento, era sempre ben voluto. Perciò
si sentirà sempre la mancanza, cioè nonostante faremo sì che non tutto ciò che lui ha creato non sia stato vano, anzi sia un qualcosa di più prezioso, un carico più prezioso che noi ci porteremo negli anni come bagaglio che ci permetta comunque di ricordarlo e soprattutto di avere quel qualcosa in più, no? Che lui ci ha insegnato sempre ad avere, coniugando tutto, che fosse la letteratura, la verbola, il teatro, l'immaginazione, la creatività. Quindi ci proveremo, Fede, io penso che ce la possiamo fare. È diciamo l'inizio, questo mese è un po' così, ma credo che nel tempo avremo modo di portare avanti l'eredità, che anche Versipelle è l'eredità sua, quindi piano piano io e Federico ce la metteremo tutta, poi ci daranno gli altri una mano, chi più chi di meno, comunque a un lascito di Armando. Non siamo solo noi portavoce suoi, ma chiunque lo ha conosciuto, anche se soltanto virtualmente. Io lo sempre dico con tutti, che chiunque, tutti devono qualcosa ad Armando, che fosse anche una risata, grazie a lui l'hanno scoperta. Quindi grazie a tutti di averlo ricordato, perché stasera veramente ci sono stati tanti contributi e mi sento a nome suo di ringraziarli tutti, anche perché lui diceva che quando sarebbe mancato nessuno avrebbe parlato più di lui, perché spesse volte quando venivano a mancare i poeti, diciamo che vengono dimenticati, perché per la maggior parte delle volte è così. Mi sento di dire che per Armando, almeno fino ad ora, non è stato così. I giornali, le testimonianze comunque lo hanno portato avanti, e chiunque adesso parla di Armando parla sempre con un pizzico di malinconia, se non di più. Quindi grazie a tutti. Armando comunque vive in ognuno di noi ogni giorno e sarà sempre così, quindi grazie e buona serata a tutti. Grazie Davide, allora noi ci salutiamo e vi diamo appuntamento presto, insomma Versipelle continua, come sapete, e continuerà per Armando, nel nome di Armando, e anche per tutta la poesia che insomma Armando ha saputo trasmettere, e fondamentalmente ha sempre unito le persone. Le cose più belle sono quelle di unione. Quando c'è unione tra le persone è sempre un grande evento. Questa è anche di per sé è un atto poetico. Hai ragione, sai perché mi intrometto, Fede? Perché spesse volte vengono ideati questi incontri di poesia per mettere alla luce, che ne so, magari l'opera dell'autore, ma in maniera sciatta, no? Magari leggendo la poesia e semplicemente cercando nelle persone un'attenzione che sia rivolta ai versi. Invece quello che ci ha insegnato Armando è che non è solo il libro in sé che attira, la poesia in sé che attira le persone, ma è il poeta stesso che deve arrivare alle persone grazie al suo carattere, alla sua verba, alla sua poesia, ai suoi versi. Quindi non è solo la poesia blanda a dover arrivare, proprio l'incontro deve essere movimentato, proprio perché magari un lettore può essere attirato dalla persona, dai versi, dal modo di fare, dall'unione, perché la poesia genera anche unione, e credo che sia sempre questo stato lo stendardo di Poienauti, di Versipelle, quest'unione che abbiamo sempre avuto, che abbiamo sempre sentito nella poesia tra di noi. Quindi è così. Speriamo che naturalmente, cioè, di poter portare questo spirito. Io dico sempre, anche fuori dal web, perché il web certamente ci ha aiutato, ma noi speriamo chiaramente di poter ripetere quelle bellissime esperienze che facevamo naturalmente quando c'era Armando. Adesso le dovremmo fare senza di lui, ma noi di riprendere, quindi di tornare proprio all'essenza di Versipelle originaria, e quindi non solo stare qui e accompagnare ed essere abbracciati virtualmente dalle persone, ma proprio stare insieme, perché poi l'appartenenza, secondo me, della poesia poi vive di questi scambi. E
allora io vorrei salutare tutti e niente, ripeto, ci diamo appuntamento alla prossimamente, insomma, per i prossimi incontri che organizzeremo e chiaramente vedrete, insomma, pubblicizzeremo sulla nostra pagina Facebook come sempre, poi sui gruppi poi in audio, anche eventi di poesia, poeti italiani del Novecento e contemporanei, quindi insomma tutto lo stato maggiore della divulgazione che abbiamo a disposizione. Grazie a tutti e vi abbraccio. Ciao. Buonanotte. Buonanotte. Ciao, buonanotte a tutti. Ciao, buonanotte. Ciao a tutti. Ciao. Ciao.